Buonasera, buonasera a tutti, Ciao, benvenuti. Ragazzi. È Precose. abbastanza grande Max? Eh? Vabbè, non, non, perché non sarò mai abbastanza grande. Si continua a lamentare che lui è più piccolo. Eh, è che io, è che io vorrei un'immagine. Continua a ingrandirlo, ma secondo voi così è abbastanza o, o per il suo ego? <ride> Oppure no. no? Ecco, volevo dirvi che l'immagine non sarà mai abbastanza grande per il mio ego, quindi, eh, infatti. quindi è inutile, dici te. Io, io adesso io vorrei fare una cosa: non si vede che ancora fare... bene, dice Stefano Rat. <ride> Secondo me, dovremmo fare una, una roba a pagamento, eh. ma tanti soldi eh? dove si vede tipo... solo te e io non mi No, vedi. no, 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 no. Tipo, 20, <ride> tipo 30 euro al mese sì? e chi paga può assistere a quello che succede prima che andiamo a vedere prima in nome. no, meglio di no, no <ride> me meglio, meglio di no meglio di no facciamo un po di saluti dai ciao Sfera Vai. Project ciao BRS Studio ciao una certa Ivan Drams Stefano Ragni ciao Simon68 Manu Project uh, uh, Nvidia Records Riperdo Stefano Rossato buonasera allora dai Possiamo tornare alla visualizzazione normale? Solo sì, per un attimo. Dai, Mi sento eh. un pochino a disagio. <ride> so, <ride> Ti leggermente. Senti oppresso. Un po' sotto pressione, diciamo. Esatto. Tipo, professore. È il, è il professor Ronchi è arrivato. L'hai visto, tre uomini e una gamba, sì. sì cazzo, È arrivato vai. il professorone qua. <ride> Dai, torniamo alla visualizzazione normale, almeno momentaneamente. <ride> Solo perché io non ho il controllo. Sì, sì perché sennò io sarei in un angolino. Sarei in un angolino piccolino. La voce fuori campo, farei. Sì, bassa, bassa, ba molto bassa. Molto bassa. Filtrate. già da quando ti sei comprato il microfono nuovo eh cazzo che... con questo microfono senti che voce eh, ragazzi ma vogliamo dire che stasera abbiamo un ospite stasera abbiamo un super ospite allora possiamo anche dire una cosa dipende cioè noi in questa trasmissione eh. abbiamo avuto sempre ospiti di super eccellenza sì, del campo della musica italiana cioè da musicisti a sound engineer a produttori di, di plugin produttori di hardware cioè devo dire che sono molto fiero di, degli ospiti e quindi stasera che abbiamo stasera abbiamo uno dei top chitarristi in italia che è chicco gussoni l'avrete visto mille volte che ne so a sanremo o in tour con, con di tutti di più da Battiato a Renko Max Pezzali a Claudio Baglioni ma probabilmente l'avranno sentito, eh? sentito mille volte l'avrete sentito mille volte in mille dischi e se lo seguite siccome va molto forte sui social magari lo seguite su Instagram o su TikTok o, o da qualche parte comunque sicuramente sapete chi è dopo eh, abbiamo una bella intervista una bella chiacchierata è molto interessante perché lui è una persona super carina, super competente, oltre che essere un grande chitarrista, super competente, appassionato di suoni, di attrezzature, di tutto, quindi dopo sarà una bella chiacchierata, non quindi, solo qui per i chitarristi... Ma cosa parleremo Max. Eh, esatto, non è solo per i chitarristi, perché vedremo come eh, affrontare la chitarra in studio. Quindi... Eh, meglio il digitale o meglio l'amplificatore microfonato come, come funziona adesso quali sono le cose che, che si fanno normalmente quando si registra un disco pro eh, o anche live come funziona a sanremo il fonico cosa chiede cosa non chiede come ci si adatta come ci si interfaccia lui diciamo che ha lavorato con tutti i più grandi fonici italiani quindi eh, mi sembra la persona più adatta per raccontarci tutte queste cose qua che chiunque abbia uno studio faccia al fonico eh, insomma eh, mi sembra interessante oltre che per i chitarristi allora io direi intanto andiamo con le nostre news perché yes. abbiamo saltato una puntata quindi abbiamo un po' di cose da dire eh? quindi vai. manderei la sigla vai regia Eh, adesso sei piccolino, Max, eh? eh? che cazzo, però così non... Eh, va vabbè, ma sono piccolo anch'io. Eh. O ti devo fare ah, più vabbè. grande, così. No, 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 più, eh. sono più importante le news. <ride> Se vuoi ti metto un po' so sopra, sopra, Dovresti mettere, infiamma. ma è grande come le news. Eh. E te, le news piccolini così. Ah, giusto, eh. mi sembra eh. giusto. Eh, ma, quello sarebbe puntata. la cosa giusta, però... Eh, sì, la prossima volta. <ride> oh, ragazzi, giovedì c'è un puntatone ah, della è vero, X. Ah, vero, vero, non abbiamo detto. E soprattutto per la prima volta nella storia del mondo ci sono anch'io nel live mixing <ride> sì ma, ma saremo anche in esterna esatto e saremo in trasferta nello studio di Gianni Bini dove stiamo andando a fare un, un, a mixare una produzione di Gianni e, e, e con ecco. l'occasione eh, la, la puntata del live mixing sarà fatta da lì e, e quindi vedremo il mix che stiamo facendo, che presumo avremo anche finito per giovedì sera, con tutto l'armamentario analogico e le macchine fantastiche di Gianni. Quindi ragazzi, non perdetevi il live mixing di giovedì alle sei e mezza su questi stessi canali. Bene, detto questo, andrei con la prima news Vai. che è il nuovo plugin di Acoustic Audio, nuovo che è uscito due settimane fa. Ma di cui Giancarlo ci aveva già parlato in diretta perché... Lui Abbiamo è venuto, dato l'anteprima mondiale, sì, sì. Esatto, lui è venuto lunedì e il plugin è uscito martedì o mercoledì. Quindi sì, mercoledì, ci, aveva, credì, sì. ci aveva detto qualcosa ma non poteva dire tutto e non potevamo neanche noi dire niente perché all'interno del nuovo ocean di Acoustic Audio trovate anche i nostri preset. Eh sì. Che cos'è? È un processore multibanda. Non lo chiamerei compressore perché non fa solo da compressore, può fare da expander, anche da saturatore multibanda. È molto potente ma facilissimo da usare. Ho fatto un video velocissimo, lo trovate sui nostri canali social dove vi spiego nel dettaglio come utilizzarlo. Provatelo perché è molto molto efficace. Andiamo con il prossimo plugin, il nuovo Richter di Clevgrand cioè tutti i nomi Minchia. impronunciabili non scioglie lingua cioè. sì, sì, sì. che è un compressore dai controlli un po' inusuali cioè, Grand, se, se vi ricordate questa azienda ne abbiamo parlato tante volte abbiamo anche regalato qualche plugin ha, fa tutte delle cose un po' particolari e anche questo compressore non è da meno avete due manopoloni uno che decide la quantità di compressione e l'altro che probabilmente influisce sul tempo perché è denominato transient e farà passare più o meno transiente. Insomma, quindi attraverso questi semplici controlli loro dichiarano che riuscite ad avere una grande quantità di compressione senza però che si senta troppo. Questo è interessante, bisogna provarlo magari prossimamente lo proveremo e comunque se vi interessa come sempre scaricate la demo e poi è in offerta ancora per un po a 29 euro quindi prezzo abbordabilissimo è uscita la fx collection 4 di arturia dove sono stati inclusi anche l'emulazione del lexicon che è uscita poco tempo fa il dist cold fire questo distorsore doppio con due algoritmi di distorsione e il nuovo Rotary CLS222 che è un Leslie insomma ora sono tutti dentro la FX Collection 4 quindi se avete la 3 potete upgradare alla 4 e vi troverete questi nuovi, questi nuovi processori inclusi adesso c'è anche il filter MS20 che era stato gratuito se non ricordo male a Natale ma adesso non lo è più poi andiamo avanti con le news, passiamo a un controller, il nuovo controller di SSL che si chiama UF1. Praticamente è un controller con un solo fader e eh, un display e altri potenziometri e tasti che vi permettono di controllare varie funzioni delle, della vostra DAW. Intanto ci sono i tasti di trasporto. Sono sempre utili. Vediamo se trovo una. Ecco quest'altra foto dove si vede bene in primo piano. Vedete che c'è questo grosso display in mezzo che vi dà tutte delle informazioni riguardante la traccia che avete selezionato o il plugin che avete selezionato. E questi potenziometri qui sotto. Non sono potenziometri, sono encoder a corsa infinita. Vi permettono anche di controllare il plugin che avete selezionato. Qui sopra vi esce il nome del parametro, ma questo uh, display può anche visualizzare il nuovo plugin di SSL, che è un meter. Il nuovo meter di SSL, che vi faccio vedere qui, può essere visualizzato in quel display. Qui avete il livello sia in uh, PICCHI che in RMS. La, uh, adesso c'è un lapsus, come si chiama? L'image meter, ok, non si chiama così, ma adesso mi viene come si chiama. Sì, ah, il meter quello dell'afterite. Sì, sì, esatto. Poi c'è un uh, real time analyzer a 31 bande e un uh, view meter di tipo analogico con uh, i. Come si chiamano? I, i meter ad ago. Ecco. Ognuna di queste tre parti può essere visualizzata singolarmente sul nuovo UF1, in questo display. Quindi questo può essere utile se mettete il display sul master, così ce l'avete sempre sott'occhio. Un fader solo può sembrare poco, ma esistono già dei controller simili e eh, molti lo trovano utile. Magari lo tenete state fissi sul master oppure lo utilizzate per fare le automazioni? Le automazioni, sì. sì Andrew Sheps lo usa tantissimo per eh, non questo, però uno da uno, che è quello della Tresonus. Sì. Mi sembra eh, per fare le automazioni della voce invece di farle col mouse o disegnarle. Lui, siccome è abituato da tutta la vita a farle col, col fader, le automazioni gli piace farle col fader. Quindi c'è quello lì. Così come tantissimi altri. Sì, comunque è. E dello stesso formato degli altri due controller della SSL, quello con Feder e quello per controllare il compressore, la channel strip. Quindi se volete, se li avete già, potete comporvi il vostro, la vostra console virtuale sulla vostra, sul vostro banco di lavoro e vi potete costruire un controller completo SSL. Che richiama un po' tutte le funzioni di un banco analogico. Andiamo avanti con le news. C'è la nuova M Drum Strip di Melda. Che è un nome a caso sì, che non è, cine non è cinese <ride> non è cinese perché, se no, però è dove, dove, bisogna sempre avere un consulente multilingua quando si esatto. sceglie almeno il nome dell'azienda: è un, è un plugin di Melda. <ride> sì. Questo è un plugin di Melda. <ride> Questo è un plugin di Melda, però è un bel plugin. No, plug eh, no Melda. è la marca, cioè eh. non mica. <ride> allora il plugin si chiama M. Drun Strip ed è dedicato. Indovina un po' Max alla chitarra eh, esatto. <ride> è un plugin solo dedicato a tutti i canali della batteria quindi mettete un'istanza sul gruppo della batteria ok e, la, e, e selezionate qui vedete, non so se riuscite a vedere qui di fianco avete tutta una serie di anzi si apre, eccolo adesso si apre più grande, avete tutta una serie di tasti che vanno a richiamare diverse schermate dello stesso plugin sul drum bus mettete master che è l'ultimo tastino qua che è coperto dalle nostre facce e vi richiamerà ehm, quello che va sul master poi cominciate sulla sulla cassa sul rullante sui tom sul bus dei tom sul charleston sugli overhead e anche una parallel la l'hanno particolar... fatto, fatto sul nostro template diciamo sì praticamente sì Diciamo che il concetto è un po' lo stesso. La particolarità è che ogni traccia può essere analizzata e le varie funzioni si autosettano, ok? Già per okay. darvi un risultato. Sentito, le demo non suona per niente male. È molto interessante. Eh, anche questo è in offerta a un prezzo beh, un pochino più alto, sono 49 euro, però... Provatelo perché vi può risolvere diversi problemi. Vedremo di provarlo anche noi nel prossimo futuro perché è interessante come funziona. Passiamo a Waves, che ha creato un plugin per togliere il riverbero da una traccia vocale. Quindi, per togliere il riverbero essenzialmente della stanza. Della stanza, per sì. chi per chi si registra le cose a casa o anche per chi fa voice over dei video o podcast eh, oppure appunto un cantante che si registra a casa che la, eh, ha una stanza non trattata generalmente il problema è quello del rientro del riverbero, riverbero inteso come eh, l'ambiente della stanza che se, non essendo trattata è un ambiente generalmente che fa schifo e, e quindi sarebbe poi in fase di mix o in fase di post produzione è sempre un problema togliere quelle, quelle riflessioni orrende. E invece Waves ci è venuta. E, beh, ce ne sono anche altri eh, di plugin, però Waves ha fatto questo nuovo. Sì, come, come per il precedente Clarity, quello dedicato alla, ai rumori di fondo per togliere i rumori di fondo. Ci sono due versioni, una eh, normale e una pro. Ma già quella normale è molto efficace. Comunque lo vedremo anche questo in azione prossimamente. Vi ricordo che se volete acquistare qualche plugin della Waves, qui nella descrizione trovate il nostro link dove eh, a voi non costa niente, ma a noi la Waves riconosce qualcosa e quindi ci aiuta a portare avanti. Un cosiddetto affiliation link. Esatto, ci aiuta a portare avanti questi contenuti. Il canale. Mm. Poi, 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 ecco. Un hardware un po' particolare è un nuovo spring reverb con al, al suo interno ha due spring e due delay, più la modulazione e un filtro finale e un potenziometro finale che è denominato magic che in realtà introduce un ping pong uh, particolare. Devo dire che le prove audio che trovate sul sito che si chiama teachingmachine.co.uk, eh, eh, sono veramente strafighe. Max, è meglio che non l'ascolta perché sennò poi se lo vuole prendere. Infatti, no, purtroppo io... non lo fanno in versione pedale. Esatto, <ride> io, io che le news le apprendo come tutti quanti voi qua durante la trasmissione. Questa cosa non la sapevo ma approfondirò. È eh, molto bello, è in formato unità rack desktop. cioè Puoi montare le alette se vuoi per metterlo nel sì, rack oppure sì. desktop. Dovrebbe essere due unità comunque. Però devo dire, Max, che merita. Merita. Non costa poco. Stiamo. Siamo intorno ai 1000 euro. Eh? Beh, minchia. Per uno eh, beh, river, lei... un cifre, lei: Non dico che non è un. Uh... Allora, diciamo schien... che. Non è uno space eco ma il concetto. Sì, sì. hai sì. capito. Dic dic diciamo che in, un, in questa era digitale. Secondo me, vabbè, se uno è tutto in the box, è tutto in the box, sono scelte, ci mancherebbe altro. Però, secondo me, qualche unità di questo tipo o di altro tipo, tipo compressori, saturatori, eh, qualcosa che dà un carattere particolare ai brani, può fare la differenza tra essere voi che siete scelti per mixare o l'intelligenza artificiale. Ancora con questa intelligenza artificiale. Questa era, questa era, era una polemica sottile, ah, diciamo. non, non è il caso di metterla la sigla? Ancora, direi. No, no, no. no, no. allora Ma io, io no, no, non vorrei essere frainteso. Secondo me, l'intelligenza artificiale non porterà via niente a nessuno. Eh. Anzi, io sono contento che arrivi perché così non pensi più a un cazzo. No, è perché secondo me è semplicemente un nuovo tool. Non è una cosa che. E aprirà delle nuove strade probabilmente. Faccio sempre questo esempio. Quando negli anni 80 sono e io c'ero ero già grande purtroppo. Quando sono uscite le prime batterie elettroniche i batteristi dovevano morire. Tutti, non ci sarà più un batterista nel raggio di 700 milioni di chilometri. E, e a me sembra che i batteristi ci siano ancora e siano più di prima. È semplicemente che è un, è un tool che ha trovato un suo spazio. A parte un primo periodo che tutti dicevano no il batterista non serve un cazzo faccio tutto con la batteria elettronica sì un anno due poi si sono accorti che non è esattamente così però non è che è sparita la batteria elettronica la batteria elettronica fa il suo il batterista fa il suo così come l'intelligenza artificiale farà il suo e i sound engineer i mixing engineer i mastering engineer i recording engineer faranno loro e sarà semplicemente un tool in più al proprio arco senti questa eh, che ti piacerà che ho letto sì non è che quando hanno inventato l'aspirapolvere la scopa è sparita. Esatto. Eh, e, <ride> eh sì. È eh, semplicemente alcune cose cambieranno. Nel senso, quando è arrivato il digitale, il tape operator del nastro, quello è un lavoro che non c'è più. Quindi, se uno faceva solo quello, eh, cazzo quel lavoro lì non c'è più. Così come quando hanno inventato il motorescopio, chi aveva le selle per cavalli eh, se l'è vista brutta. Però, no, lì, lì ancora non c'era. <ride> Però quelli i lamentosi si sono lamentati che il motore a scoppio li ha fatti chiudere. Quelli furbi hanno trasformato la loro azienda da selle per cavalli a sedili per la macchina e hanno fatto più soldi di prima. Quindi è, è semplicemente come la, le, le cose succedono. Il mondo è in continuo movimento e non si fermerà né per noi né per altri è come, come noi affronteremo e interpreteremo la cosa. Ma secondo me l'intelligenza artificiale è un tool che sarà molto utile per certe cose, sarà all'inizio, come, come i reverberi negli anni Ottanta, all'inizio sarà overused e quindi ci saranno una serie di cagate infernali e poi piano piano si troverà una, un assestamento e, e, e per me è una cosa positiva. Ah, potevo mettere la sigla delle tue polemiche, no, po no, po no. È, è è, lo, ho, ho, fatto, ho detto questa cosa qui perché, siccome ho fatto la battuta, non vorrei che si pensasse che, che mi piango addosso per l'intelligenza artificiale. Io, per me, può arrivare tutta l'intelligenza artificiale che vuole. Anche, anche perché, siccome di intelligenza normale ce n'è sempre meno in giro, magari con quella artificiale andiamo a pareggiare. Cioè, pareggiamo <ride> il conto. Allora andiamo avanti. Per le news per gli orfani di Rme che era un po' che non stava producendo, non si trovavano tante cose. Adesso è uscita la UFX3, finalmente. E, però è uscita anche la nuova Fireface 802, che è l'evoluzione dell'800FS. Ma è no, 802? 802. O, cioè 802. 802. Sì. ok. dove sono, sono stati upgradati eh, sia la conversione che il, um, il, il clock. Poi però. le connessioni sono le stesse dell'802 precedente, forse l'802 precedente, adesso non ricordo, aveva FireWire, anche questa non c'era più, ovviamente ormai è una connessione morta, però è sì, USB. USB 2 gestisce fino a 60 canali, perché ha 8 in, 8 out. Analogici con uh, bilanciati con il jack TSR in più, quindi non vanno a sostituire come la vecchia Fireface 800 i canali, gli in e gli out uh, posteriori. In più ci sono altri 4 in che possono essere di linea o microfonici e due uscite cuffia indipendenti più 16 in e 16 out adat più la sebu eh, connessione midi connessione um, world clock insomma prezzo siamo intorno ai 1800 se non ricordo male possiamo ah, sì, dire abilità. una cosa eh, sì. riguardo alle uscite adat Un momento polemico. Momento polemico, no, è, è perché è un'informazione che molti probabilmente non sanno. Non sapevamo neanche noi. Perché non lo sapevamo neanche noi. E potrebbe essere un'informazione utile per chi eh, compra una scheda perché vuole anche l'ADAT. Sì, Dillo non te. tutte le interfacce che hanno la coppia di in e out doppia, diciamo, no? quindi due in e due out. ADAT gestiscono 16 canali molti la usano solamente per, se andate a su, frequenze superiori del, uh, del 48 in questo modo aspetta ah. scusa perché forse non si capisce bene allora sì. di solito sì. se ci sono due ADAT sono o 16 canali a 48 sì. oppure 8 canali a 96 sì, esatto. questo succede normalmente. Nell'Apollo no, no. No, nell no, ma neanche nella Focusrite base, diciamo. Ok, ok. Adesso non sono andato a controllare tutte le interfacce, però se avete intenzione di comprare una nuova interfaccia e espanderla, controllate, controllate bene che quelle due porte ADAT in più siano comunque dei canali in più in ingresso e in uscita e non solo utilizzati per aumentare la frequenza di campionamento e avere un massimo di 8 canali ADAT. Cioè... Sì, mi sono il, Oggi il, mi il, caso, il caso prima è, cioè, ci sono du due, due casi. Il primo caso è, ci sono due ADAT, quindi hai 16 ingressi a 48 oppure 8 ingressi a 96. Poi c'è il secondo caso, che è quello dell'Apollo, in cui hai due ADAT, però hai... 8 a 48 oppure sempre 8 a 96. Sì, non puoi arrivare a 16. Non arrivi, non arrivi a 16. Non è che se usi 48 li puoi usare tutti e due diventano 16. Sono sempre 8. L mm. Il secondo serve per aumentare la frequenza di campionamento. Sì, Ma che si, di solito 48, si dice SMUX, viene scritto SMUX che significa... Questa cosa è abbastanza importante per chi vuole comprare una scheda per l'espansione adat anche per l'espansione adat esatto andiamo avanti con le news c'è una nuova channel strip di rupert nive design che è l'ultima società fondata da rupert Neve e eh, penso che lo conosciate tutti penso di sì audio nergio ha creato una nuova channel strip con preamplificatore microfonico, equalizzatore e compressore ad un prezzo diciamo un po' più contenuto rispetto alle channel, precedenti, alla channel strip precedenti precedente quella che si chiama Shelford che ha un pre tipo 1073 un equalizzatore tipo 1063 e il compressore tipo 2254 33609 per intenderci Okay. mentre questa qua ha un altro tipo di pre di equalizzatore e il compressore è un VCA ma stiamo sempre parlando molto probabilmente di eh, qualità molto elevata siamo comunque in un range intorno ai 2000 euro abbiamo oltretutto i trasformatori anche in uscita e la possibilità come al solito nelle macchine Rupert Neve Design di scegliere il, la texture di aggiungere questa saturazione armonica con le due possibilità di silco blu o red che cambiano 2000 mono stereo mono e va in diretta concorrenza per esempio con il british channel di heritage audio che costa più o meno lo stesso però si rifà al 1073 quindi diciamo che se volevi un tipo di canale Neve style a quel prezzo non c'era niente di NIV. proprio. Adesso c'è questo canale che comunque ha quel tipo di sound e quella qualità, anche se il compressore VCA è un'altra tecnologia, probabilmente ha un altro è tipo ha cosa? Un'altra pasta. VCA non sappiamo, cioè No, VCA è, qual è il famoso VCA? Vabbè, non VCA, è l'1176? No. 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 L'SSL bus compressor o il compressore del canale del... SSL Dell'SSL o il DBX, ma anche il Distressor è un VCA. Invece il 33609 Quindi, è un. Diode bridge. Compressor. Mi stai interrogando? No, lo so. Per me sapere grande, a loro. Cioè per, ti devo rimettere Magari più molti lo sanno già, però <ride> uh, magari altri non lo sanno. Sì, per sì, esempio, sì. io. <ride> Va bene. Comunque, si chiama Newton Channel. Non so se l'ho detto. Adesso l'ho sì, detto. Adesso l'ho detto. E poi mi sono tenuto come ultima news uno dei prodotti preferiti di Max. No, dai. Sì, sì, sì. È il nuovo Isovox Go, che è Max. Quella, quella scatola dove ci infili la testa, metti il microfono. No, no, è... no, sì. no, 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 no Quest, questa punto. è la versione portatile che si è piega portatile. e si mette, e si è si mette un dentro. Casco. Lo potete mettere anche quando andate in moto, sì. <ride> Perché, perché no. fa da casco. Vabbè, tu praticamente metti un'asta, ci appoggi eh, sopra questo scatolone, eh, ci infili eh, la testa sì, e eh soffochi. Sì, se, cioè. quant, quanto sei disposto a spendere per questa tecnologia all'avanguardia? Cioè, quanto mi devono dare per poter utilizzare questa roba qua? Beh, quando, Ragazzi, quanto ti devono spendete... dare per parlarne bene? Per parlarne bene mi devono dare un sacco di soldi perché mi sputtano tutto quello che, che, che non ho mai, tutta l'autorevolezza che non ho mai avuto. Sappiate ma che è in vendita no. Box. sappiate che comunque è in vendita. Non ha detto no. <ride> non ho detto no. Non ha detto, ho detto, detto che per sputtanarmi a dire che questa cosa è una cosa seria, devono darmi veramente un sacco di soldi perché eh. è una cagata che non sa neanche interno. No, no, però no, c'è anche si la, luce. Anche la lucina dentro. C'è anche la lucina dentro. Bello. Vabbè, Ma... quanto, quanto sei disposto a spendere? allora se costa più di 50 euro cazzo eh. Eh, secondo me costa 3,50 tipo. no costa ben di più detto. più di 3,50? eh sì eh, oh, se vi piace così 700 sei se svenuto se, senza, senza il microfono senza il microfono <ride> certo forse l'asta c'è <ride> ah forse c'è l'asta forse l'asta c'è no? no. mi pare che ci sia l'asta dentro. no complimenti beh, mi sembra un prodotto ottimo <ride> vabbè ma, ma cioè, potrebbe adesso... avere un'efficacia cioè spieghiamo allora, perché allora... magari qualcuno ci pensa no, a allora, no. perché è in una stanza dove ci sono po allora potrebbe avere un'efficacia probabilmente sì se mettete tutta la testa dentro e il microfono non deve occupare troppo Ma, spazio. Vabbè, diciamo... Scusami una, Max, siccome eh. ti ho stuzzicato, la, eh. la sigla la devo mettere adesso. <ride> <ride> ho fatto di tutto per stuzzicarti. Car <ride> <ride> Questa è la polemica! Polemica, polemica! La polemica di Mario! Ecco con l'esplosione allora, finale. Io, io, io sono contento di far sentire questa sigla perché è strafiga e facciamo un super applauso a Ivan Drams che è qua Ivan, con noi. che il nostro, eh, Fa parte del nostro reparto sigla. Eh, il nostro reparto sigla e questa sigla è strafiga. Ma io dico semplicemente una cosa: ehm, secondo me, quando. Cioè, perché poi noi parliamo di, di, di cose tecniche, di, di hardware, di software, eccetera, eccetera. Però tutta questa roba qui è finalizzata a fare musica, teoricamente. Ora, se un cantante deve eh, avere una performance di un certo tipo, quindi deve trasmettere un'emozione di un certo tipo, deve metterci del pathos, deve fare un qualcosa che poi verrà stampato e rimarrà lì in eternum quindi il cantante deve essere messo il più possibile a proprio agio quindi deve avere un buon mix in cuffia deve avere un, se vuole magari un po di effetto perché la cosa lo, lo porta più dentro il pezzo cioè ci sono tutta una serie di cose tu dici che, che qui si, si sentirebbe a disagio ma che cazzo cioè uno mette una testa in una scatola <ride> che cosa vuoi che canti cioè è quello che poi io capisco il perché viene fatto. cioè è, è, è un modo come un altro per ovviare al problema di cui parlavamo prima riguardo al plugin della Waves. che Se uno a casa ha una stanza che rimbomba come se non ci fosse un domani, deve trovare una soluzione per ovviare a quel problema. Perfetto, e, e, e siccome il prodotto lo fanno, qualcuno lo comprerà e se se questo io dico sempre: ah, se c'è un vocal plugin included. Pure se, se funziona, cazzo, perfetto. 700, se, fu, se vi funziona: 700 euro sono pure pochi perché eh, mettere a posto la stanza costa di più. Semplicemente no, per fare musica non... come la intendo io eh, mi sembra una cagata. Ecco, tutto qua. Beh, insomma, di più, neanche tanto di più e poi vi permette di, di... cioè se siete un po' sì, pratici Sì, no, nel senso esatto, cioè io quei soldi lì li spenderei per, 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 per ehm, mettere a posto dei la stanza. Pannelli. Sì, esatto, per mettere a posto la stanza e, e questa cosa qui mi sembra veramente una cosa neanche amatoriale, cioè proprio... Poi noi le, ne ne abbiamo, abbia, abbiamo provati alcuni, adesso non questo nello specifico, che magari è il prodotto più bello del mondo, io non l'ho provato. Però ne abbiamo, abbiamo provato delle cose simili che sono molto famose e sono le più vendute e vi garantisco tipo che non servono schermi, a cazzo. Gli schermi dici? Sì. sì. Eh. schermi, quelli che vanno dietro. Sì. Cioè, cioè, e, quindi... li abbiamo, e li abbiamo provati per uno speakerato di una, super, di una DJ super professionista che ha lavorato in radio tutta la vita. Quindi non è che l'abbiamo provato a cazzo di cane. E vi garantisco che non serviva a cazzo. No, con, un micro, anche con, una, poi... con l'SM7 che sta usando Andy, che quindi è, pu è pure dinamico neanche. Con un omni che prende dappertutto. Cioè, oh, Questa è il mio, la mia idea, eh, poi per carità. Eh. Sì, che poi quelli lì proteggono dietro al microfono mentre la maggior parte, cioè la capsula prenderà da davanti e le riprende esatto, esatto. da qua. Sì, lo, loro eh. ti dicono stop quello che, che, che ritrovo, va dietro, che non rimbalza sì. e quindi non c'è ritorno, che va dietro, che poi viene ripreso dal microfono, sì, lo stoppa fino a un certo punto a meno che tu appunto non ci metti dentro la faccia, ma non respiri più, ma cioè che can... no, chi è il può... cantante che canta così, dai. No, vabbè. può avere un senso magari se fate una ripresa di una band insieme, serve quelle cose lì servono per isolare un po' la fonte ripresa dalle, dalle altre strumenti. Sì, no, allora quello può sì. aiutare per quella cosa lì, magari può aiutare, sì, certo. Sì, vabbè, ma Cazzo, con 700 euro se ne fanno di cose eh, per evitare i rientri. Eh sì, infatti. Vabbè. Comunque, a questo punto direi di andare con un po' di domande. Prima sì, ma prima ospite. vi fa. Scusa, nelle novità, cioè io il eh. pedalino nuovo, eh, cazzo, eh, non li compro eh. mai. Una volta non che compro niente. un pedalino lo facciamo vedere. Allora ti metto enorme, dai, così lo fai vedere. <ride> <ride> che cos'è? È stupendo, questo, questo qui. È veramente un gioiellino. Costa anche come un gioiellino. Eh. Ah. È il Mercury 4 di Spaceman. Ma non È avevi pratica... già detto quello? No, no perché l'ho preso allora. Forse l'avevo fatto vedere forse quando l'ho provato. Il 3? No, no, il forse Mercury quando l'ho provato perché l'ho provato ma tipo mesi, mesi fa. Siccome costicchia, diciamo, eh, sono sempre stato un po' lì. Ma mi serve, non mi serve così perché cazzo, fai lo lasci lì, lo prendi. È un boost al Germanio e con i pezzi per il Germanio, se per caso qualcuno di voi ce l'ha la regolazione giusta di questo pedale è questa: uh -huh. tutto eh. a manetta, questa è la sua regolazione. <ride> è un pedale, devo dire, che non va bene sempre, però quello che fa lo fa in modo divino. FMB Music, parlateci di Caotica Eyeball. Che, eh, e non hai messo la sigla? eh no per, perché è riferito sempre a quei sistemi ah scusa tipo quello che stavano lì isovox no lì sì 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 prima. hai ragione cioè questo è, è un concetto un po diverso praticamente è, è una palla che mm. va intorno al microfono lo copre tutto tranne davanti alla capsula come concetto potrebbe funzionare meglio. Non, lo, non ho mai avuto il piacere di provarlo, però. Quindi non ti saprei dire. Eh, quello lì quel, però potrebbe essere una cosa intelligente in una situazione, come diceva Andy prima, che eh, state registrando tutta la band insieme e eh, se, se, non so, i microfoni sopra la batteria eh, sono coperti così e eh, prendono la batteria che è più direzionale e quello che succede intorno tende a non rientrare, però quella cosa lì equivale più o meno a un ipercardioide. Secondo Ma me. secondo me la cosa migliore da fare se avete il problema della stanza non trattata, intanto come dice Stefano Ragni, se avete l'armadio dietro con i vestiti, eh. apritelo, che è già ah, esatto, tutto. Esatto, e quello è già tanta roba. Poi sì. vi prendete un dinamico, che può essere anche un 58, che costa 100 euro e lo trovate usato a 50 euro, esatto. e con qualche plugin, tipo quello della Waves che abbiamo visto prima, fine, fine dei problemi, direi. sì fine dei giochi come dice qualcuno sì, fa, fate una cosa migliore che, che quella che viverebbe con quella scatola in testa sì. un giorno troverò il modo di fartela provare eh, sì. cioè, mi spiace per i, i produttori o i distributori di questa cosa qua però io la penso così e quindi questa è the audio nerd show dove diciamo quello che pensiamo Andiamo con le domande, dai, che abbiamo dieci minuti di Vai. domande. Poi dieci posso. minuti, terzo. e poi arriva Chico. <tossi> una domanda per Ente Max, una domanda per Ente Max, una domanda per Ente Max. Uh, 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 uh. Allora. Uh, Giuseppe Cigna ci chiede, secondo voi rispetto ai competitor, uh, Giuseppe scusa, eh, interviene per la prima volta, quindi ti facciamo una... Beh, un applauso. super applauso, benvenuto. Secondo voi rispetto ai competitor, come si pone la qualità di acustica audio? Sono innovativi nel mondo, del, nel modo di pensare l'ITB o sono a livello delle altre grandi? Lascio a te Max la risposta. E allora, eh, la risposta potrebbe sembrare di parte, perché siamo molto amici di Giancarlo, è venuto ospite tante volte. E direi che la risposta la date tutti voi ogni volta che abbiamo fatto un paragone tra i plugin di acustica, cioè quando facciamo i paragoni con 4 o 5 plugin e per caso ce n'è dentro uno di acustica audio, generalmente, quasi all'unanimità, quello di Acoustic Audio è quello preferito. Secondo me è innovativa, sì, perché è, ha un modo diverso di eh, fare il plugin, che è quello, adesso io lo dico in termini sbagliati, eh, però il concetto è un po' quello, cioè Acoustic Audio, audio campiona certe macchine e ha questa, questa tecnologia che non mi risulta abbiano altre case che fanno... Le, i plugin eh, algoritmici poi eh, non entro in profondità perché non ne so quello che so è che il suono il suono paragonando i plugin il suono dei plugin di acustica audio è sempre un po più tridimensionale e tra virgolette un po più analogico cioè si avvicina di più al, al suono analogico o comunque risponde di più come risponderebbe una macchina analogica rispetto agli altri plugin. Detto questo, ci sono molte case di plugin che fanno dei plugin stupendi, però, secondo me, Acoustic Audio si è fatta largo proprio perché ha, è un, ha una tecnologia proprietaria che, è, che la rende diversa da tutti gli altri. E in effetti è molto, sembra una tecnologia molto efficace perché i plugin suona da paura. Allora, è vero, ci siamo dimenticati una cosa, BRS Studio. È uscita la nuova versione di Pro Tools. E noi siamo un po' arresti a parlare di Pro Tools, anche <ride> Nonostante, anche se, nonostante usiamo, lo usiamo tutti, usiamo tutti i giorni. Tutti i giorni eh. Eh. Adesso hanno aggiunto paghiamo. i colori su, su... <ride> <ride> come si chiama? No, allora c è c è oggi c'è l'aps. Non riesco a parlare. No, allora, io però voglio spezzare una lancia. Stanno facendo delle cose fighe. Mm. Hanno fatto un insieme di, di loop molto belli, insieme a Matt Lang, che, secondo me, è, uno, è, un, è un sound designer producer molto forte. E stanno mettendo una, una serie. Hanno messo una serie di strumenti fighi. Cioè, effettivamente, a differenza degli ultimi tempi, dove l'unica cosa che sapevano fare era cambiare il colore, devo dire che questo nuovo aggiornamento, o almeno gli ultimi due, c'era effettivamente della roba figa. Allora, un attimo che mi stanno Allora, Giuseppe l'avevamo già salutato, però va bene. Questo è il mio Alzheimer. Eh. E quello uh... vecchio sono io, eh. <ride> DB Studio di Daniele. Tanto, se vi interviene per la prima volta, è vero, Daniele. Un sì, sì, sì. Eh, ci vuole, ci vuole. Ciao, buonasera. Sulla puntata dedicata al Cranborn. Una cosa non ho capito sui moduli 500. Posso assegnare una sola traccia ad un compressore, per esempio? Puoi assegnare una sola uscita a, uh, al modulo che hai inserito in quell'uscita lì. Quindi uh, se assegni più tracce alla stessa uscita, più tracce andranno allo stesso compressore se hai inserito un compressore. Devi ragionarlo proprio come se fosse una macchina analogica attaccata alle tue uscite analogiche, tra virgolette, perché lui le attacchi con l'adatto, lui ha i convertitori interni, però siamo sempre nel mondo analogico. Non so se sono riuscito a rispondere alla tua domanda. Sì, però se lui assegna una traccia, se lui assegna una sola uscita a un modulo. Sì. Non può più utilizzarlo come sommatore. Come quella faccenda là che me l'hai detto, ma io non ci ho capito un cazzo. No, puoi usarlo in diversi modi. Cioè, un modo è quello di uscire con otto canali o quattro coppie stereo dal tuo progetto, dalla tua Do, entrare nel Cranborn il Cranborn, oltre a processare con i moduli che tu hai inserito, somma questi otto canali e te li butta fuori su un'uscita stereo, quindi fa anche da sommatore. Quello è un modo di utilizzarlo, ok? Quindi come se tu avessi un classico sommatore con degli, degli altri outward attaccati su ogni uscita, ok? Ci siamo fino a qua? Sì. Quello è un modo. Un altro modo può essere quello di assegnare... Eh, di usarlo co come uno slot 500 qualsiasi solo che è attaccato in adat quindi per esempio mettiamo che sullo slot 1 e 2 hai inserito il compressore della SSL l'SSL bus compressor no? quindi su eh, la, la tua su Pro Tools logico quello che hai fai uscire da, la tua traccia da adat 1 e 2 andranno al compressore e fai rientrare il segnale su ADAT 1 e 2, dagli ingressi ADAT 1 e 2. Okay? Molti, molti programmi, ormai penso quasi tutti, hanno un plugin che permette di fare questo routing attraverso le uscite dell'interfaccia. Dell In questo modo puoi far processare la tua traccia da um, i processori 500 inseriti, bypassando il sommatore. Come se avessi un qualsiasi hardware attaccato alla tua interfaccia. Ok? Hai capito, Mi è sembrato Max? molto chiaro. Sì, sì. Se vuoi, puoi crearti la tua catena tra i vari slot. Quindi, metti che come abbiamo visto, ho un compressore sui primi due, un altro compressore sul 3, 4 e un equalizzatore sul 5, 6. A quel punto, diciamo che questa è la mia catena di mastering, cosa posso fare? Posso dire. Alla mia traccia o al mix bus, quello che è, al tuo bus, di uscire su ADAT 1 e 2, entrare nel primo compressore, poi fisicamente dietro attacco i cavi dall'uscita 1 e 2 all'ingresso 3, 4 del processore successivo e successivamente dall'uscita 3, 4 all'ingresso del 5, 6 farmi questa catena analogica e poi rientrare il segnale dall'ADAT 5.6, perché corrisponde all'ultimo modulo che ho messo in questa catena. Attraverso uno switch frontale decido poi se utilizzare gli ingressi ADAT o analogici di ognuno dei vari processori. Così posso usarli singolarmente sul canale, oppure sommati con il sommatore, oppure come una catena. In una fase di mastering, per esempio, beh, direi una gran bella macchina. Sì, sì. Se, vi, se studiate i moduli da mettere, potete sfruttarla molto bene, Giosuè. Secondo voi, considerando l'esistenza di plugin Alliance sulla stessa fascia di prezzo, Waves vende ancora perché è ancora valida, o perché il mondo dell'audio è abituato a usare Waves? Giosuete, questa è una un bellissima applauso. domanda mi, pa mi pare che intervieni questa, questa è una bella domanda e, e la mia risposta è tutte e due cioè io eh, non, non penso che i plugin di plugin alliance siano superiori a quelli di waves sono diversi quelli di waves sono altrettanto eh, efficaci quello che è vero è che tendenzialmente chi deve deliberare tutti i giorni un mix o, o master, eccetera, tende ad avere un workflow abitudinario perché questo ti velocizza la, la fase di eh, realizzazione del mix o del master. E anche perché una volta che tu hai gli automatismi, puoi concentrarti sulla, diciamo, tra virgolette sulla creatività del mix, perché tutta la parte tecnica vai via come quando, se, quando guidi che metti le marce, non è che ci pensi tutte le volte. E quindi secondo me, tutte e due le ragioni, nel senso che eh, sono diversi, ma non qualitativamente inferiori, e perché eh, c'è dell'abitudine, soprattutto in chi appunto deve cioè nei pro che devono per forza, hanno le scadenze, le deadline e quindi devono eh, badare al sodo, diciamo, una volta che una cosa funziona, prima di cambiarla, ci vuole un po'. Um, allora, tornando alla questione del di DB Studio dice, mm, se mando la batteria e una chitarra al compressore... Quello avevo capito, però se mandano una... Eh beh, sì, puoi mandare una, una batteria e una chitarra al compressore. Non te li processa singolarmente, te li processa insieme. Eh sì. Non è una cosa usuale, però volendo puoi anche farlo. Sì, non te li processa singolarmente. E forse è questo che volevi sapere? È, è ovviamente no. Allora, scusate, tornando sulla questione di Pro Tools, hanno aggiunto i colori e i marker ma anche la possibilità di mettere i marker sulla Sulle singola traccia. traccia. Sì. E i commenti sulla traccia. Sì, sì, e a più altre cose minori. Però, come dice Stefano Ragni, adesso danno tutta una serie di cose, plugin, esatto, loop, esatto, librerie, esatto, esatto. quindi si stanno un po' rifacendo, eh? anche sì, se sì, l'obolo sì. annuale... È... è sempre importante, però eh. si, stanno cioè, si stanno mettendo un po' in riga. Ecco. Sì. Ivan Drams, ultima domanda, poi andiamo con l'ospite. Secondo voi quanto senso ha spendere dei soldi per un desk serio? Una scrivania, insomma. Secondo me ha senso. Ha senso perché eh, la comodità eh, del workflow e, del, e anche la piacevolezza dell'environment nel quale lavori, secondo me è fondamentale. Cioè è la, la cosa che usi più di tutti è la scrivania, perché la usi praticamente sempre. Quindi ehm, se il costo è dettato da una qualità migliore dei materiali, da un'organizzazione un migliore delle, delle attrezzature, eccetera, eccetera, secondo me è giustificato. Bene, direi di andare con, uh, con il super topic. ospite. Andiamo con la sigla. Mentre tiri dentro Chicco, io ah, dico ecco. sempre che questa è la sigla della. È già qua, è già qua. Ah, è, ciao Chicco, allora lo dico dopo. Ciao no, ragazzi, <ride> come state? Bene, te bene, come bene. stai? Dai bene, tutto bene, sono tornato. Tut tutto mi dicevo oggi, da Firenze ho trovato un bordello. Però... Sì, eh? Sì, però ce fatto, ecco. Hai festeggiato troppo ieri sera? De devo dire che non mi sono tirato indietro. <ride> <ride> eh, eh. Non ci tiriamo mai indietro. Eh? Come state? Tutto bene, bene. bene, bene. Tu, bene. tutto bene? Sì, tutto a posto. Allora, ho, de ho detto già due parole prima, sì, però le ridico adesso. Fai una Chico, presentazione. Chico, Chico è uno dei top chitarristi in Italia. Direi quelli, i cosiddetti first call, cioè quelli che quando devi chiamare un chitarrista per, per, per fare un lavoro, è uno dei primi nomi a cui pensi è il suo. Infatti, eh, l'avrete visto eh, per, non so, 15 anni a Sanremo. Eh, altre trasmissioni televisive in tour con Battiato, Neck, Pezzali, eh, eh, Baglioni, eh, non so neanche quanti, cioè miglia... praticamente con tutti hai suonato. L'avrete sentito mille volte nei dischi senza magari sapere che era lui perché magari non andate a guardare i credits. E, e quindi, come dicevo prima, siccome gli ospiti qui sono sempre super eccellenze, ecco qua che c'è eh, Chico. Ah, oltretutto... Lo, come dicevo prima, magari lo conoscete perché ha una forte presenza sui social, ha un camion di follower su, su TikTok, su Instagram, e allora già che ci siamo, ti volevo fare questa domanda che non, non, non l'avevo pensata, ma l'ho pensata adesso. Okay. Quanto è importante nel 2023? Per uno che vuole fare il musicista o che vuole fare anche il fonico o qualsiasi cosa, quanto è importante una presenza seria sui social? Allora, eh, beh, ovviamente fat, avendolo fatto vuol dire che eh, esatto. penso che sia molto importante. La cosa difficile è riuscire a creare dei contenuti che possano essere interessanti o comunque possono essere interessati i ragazzi piuttosto i chitarristi o i musicisti che vogliono magari avere anche un certo tipo di approfondimento piuttosto che anche semplicemente per passare quei 30 secondi 60 secondi vedendo una cosa piuttosto che un'altra però la cosa per me importante non è tanto il fatto di dire lo faccio perché voglio avere tanti follower io per esempio avevo iniziato su Instagram facendo nel periodo della pandemia una rubrica che avevo chiamato Famous Guitar Solo, ma non perché volessi appunto eh, passare del tempo perché c'era la pandemia, perché mh, io insegno in conservatorio Bergamo, sì. le attività insegno, ma non insegno chitarra, insegno musica d'insieme pop rock. Quindi ho a che fare con le formazioni. Scusa, chi con una cosa tecnica riesce a avvicinare un pochino il microfono Assolutamente sento... sì. Ah, ah, ok, Grazie. Alzo anche un filino. Scusate. Grazie, perfetto. Così va bene. Eh, ti dicevo, cioè, oltre che eh, appunto avere le formazioni, mi sono reso conto che ci sono appunto tanti ragazzi giovani che frequentano il conservatorio, che magari alcuni hanno, sì, una conoscenza del del repertorio diciamo o dei quelli che per me sono i passi chitarristici più importanti che uno non può non conoscere Sì. Però molti magari non li conoscono, allora mi sono inventato questa rubrica dove ho cercato tanto di se non le trovavo di ricreare la base il più simile vicino nelle sonorità ma poi soprattutto cosa facevo? se avevo lo strumento usavo lo stesso strumento che avevano usato per fare quel solo sì. ricreavo il suono e era come se fosse una sorta di voglio far conoscere a un po' di gente un po' sì. di alcune cose. E devo dire che la cosa ha funzionato molto bene. Cioè, ha funzionato bene, nel senso che avevo un bel riscontro, perché avevo poi un po sacco di gente che poi mi scriveva. Ovviamente, poi partono facendoti le richieste. Ah, perché non fai il solo? Sì, perché? certo. Anche <ride> qui diventa ovviamente poi delle volte dove rispondono no, la, il solo di quello lì per me è impossibile da fare, perlomeno non sono in grado. Quindi ti conviene essere <ride> ordinale, no? Però questa roba qua ha fatto scattare un po' di. di interesse per me il fatto del, di essere sul social essere presente è anche un modo per comunque far sapere cosa stai facendo sai sapere cosa stai facendo cosa stai... cioè a me è capitato come presumo anche a degli altri miei colleghi che facendo anche questo tipo di eh, chiamiamolo lavoro ha portato del lavoro certo ha portato del lavoro dove magari ti a dimostrare una un, una serie di cose e magari ti chiama l'azienda, ti contatta l'azienda, ti dico, ah, senti, è uscito questo apparecchio qua, ci farebbe piacere che ci dicessi qualcosa, se poi lo ritieni eh, valido o comunque magari sei voglia di farci un video e quindi ovviamente fa cioè, scattare dell'indotto che è sicuramente interessante. L'altra cosa è che, per me, ma poi non ne sono io a doverlo dire, è che, perché io per esempio seguo il vostro canale. Cioè, ma non seguo il tuo canale perché eh, io per esempio Andy no, non ci conosciamo bene di, 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 cioè, senso, anzi spero poi di conoscerti proprio di persona ma con Max ci conosciamo da mille anni, eh, sì parla. da anni abbiamo, abbiamo parlato di miliardi di chitarre abbiamo parlato di un sacco di, di cose insomma di musica Qui ci conosciamo da tanti anni ma non è che lo seguo perché eh, siamo amici certo cioè, sicuramente c'è l'affetto perché vedi magari perché trovo che le informazioni che voi divulgate siano molto interessanti. Sì, allora diciamo che eh, eh, sia noi che, che tu abbiamo, abbiamo fatto un po' la stessa scelta, cioè ci sono due modi per, per, per creare i contenuti sui social e eh, diciamo che ci sono quelli che si fanno vedere quanto sono bravi e molti sono anche molto bravi. Invece noi abbiamo preferito la scelta... La, la strada dell'eduntainment, così chiamato, cioè educational entertainment. Cioè, come dicevi te, per esempio, cioè, tu non fai il solo di Hotel California per vedere far vedere quanto sei bravo, perché tanto lo sanno già tutti che sei bravo, però, perché magari ci sono molti ragazzi che quel solo non lo conoscono e quindi e fai storia della musica diciamo è un po' quello e poi, poi mi... dovrebbe essere messa in conservatorio anche storia della musica ne parlavamo con un nostro comune amico tuo grande esimio collega non dico chi è perché non sono sicuro che, che, che voglia che lo dico no, però sono... ne, ne parlavamo no poi te te lo dico ovviamente e ne parlavamo e anche lui insegna in conservatorio e diceva che lui sta facendo di sua iniziativa un po' un percorso di storia della musica che non sia solo Bach e Beethoven, ma che siano gli stili Dan, Jeff Beck, eh, cioè che comunque sono, è tutta roba che è successa 60 anni fa, 50 anni fa, e quindi, secondo me, di diritto può entrare nel, nel, nella storia della musica e storia secondo me Esatto, e è, 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 è molto bello quello che, che stai facendo, te perché. Secondo me molti ragazzi non sanno che c'è quella roba lì, ma se quando la sentono dico beh, però figo questo, eh, e quindi dico, è anche, figo. anche il fatto della scelta di eh, io ero stato chiamato anche per avere la per insegnare chitarra, no? sì, eh, sì eh, però si è aperto appunto la possibilità. Mi dicevano oppure c'è cioè, la cattedra di musica d'insieme. A, a me interessava molto più quella, certo, lo capisco. Certo. Di trasmettere anche una serie di repertori e fare perché sai se devi fare il corso di chitarra comunque sì è vero che devi parlare parlerai anche di eventuali chitarristi di eventuali uh, generi e magari anche a repertori però c'è magari un programma che tu segui con per, sì se... il programma lo devi seguire certo ma, ma poi magari è un programma tuo però magari ci sono i soliti o chi usa il berkley chi usa dei metodi sì sì il... sì ha scritto lui piuttosto che attingi da altre cose nel caso della musica d'insieme di mi piaceva il fatto che io potevo spaziare con queste formazioni che ho dagli anni 50 a adesso è molto figo infatti è no, sì. in molto figo e addirittura delle volte per me è anche appagante il fatto quando tu fai affrontare un brano che vedi dalle facce che dici chi, chi cazzo sono questi qua sì. poi dicono fighi questi qua eh sì esatto <ride> esatto esatto <ride> Beh, Poi tu hai un'esperienza di un certo tipo perché di tournée ne hai fatte un miliardo e mezzo, quindi sì, di musica io... d'insieme ne sai qualcosa. Diciamo. Devo dire, quello sì, de... quello sì, ma poi mi ha aiutato tanto. Io, quando studiavo, quando facevo il liceo, arrivando da una famiglia molto modesta, ovviamente dovevo andare appena potevo a lavorare per pagarmi l'abbonamento del treno. Per, insomma. Eh, e io ho lavorato per almeno tre anni, quando avevo dai 18 ai 21, nel negozio più importante di dischi della mia città. No, facevo sì. il commesso da Buzzi Dischi che era l'antagonista di Caro Dischi di, di Caru, caso, sì, no? sì. e quindi io nella pausa pranzo non andavo a mangiare ma chiedevo al titolare senti c'erano le cassette ai tempi no? senti mi portavo le C90 o le C120 e posso senti, registrarmi questo a queste registrare... eh, certo. io mi sono registrato veramente migliaia di, di, di vini poi c'era il vinile, di vinile. Sì. nella pausa pranzo perché poi volevo ascoltarlo e eh? quindi devo dire che quella, quella roba lì mi ha dato Tanta, se posso dire usare questo termine, cultura musicale, nel senso di conoscenza musicale. Sì, sì, sì. E quindi mi ha aiutato tantissimo poi nel lavoro, nel lavoro che, che faccio, no? Eh sì, perché certo, è... perché devi adattare, cioè ti dicono fammi una parte di chitarra tipo quello là, e tu sai di cosa parla. Ma poi soprattutto. Sai anche che conosci magari delle cose che gli altri non sanno, quindi esatto. un'idea che non è tua, ma è di uno che hai sentito. Eh, video, certo. ti dicono ah, fighissima questa, eh, bravo. Lui però, io l'ho eh. rifatta però quello ti dà ti ovviamente tanta poi. Apertura no? apertura mentale, anche se poi dopo, io, fondamentalmente, sono un chitarrista di estrazione rock. Siamo due vecchi rocker: no, due vecchi rocker. No? Tu c'hai ancora i capelli, io no? Però, <ride> Beh, però, però siamo <ride> <ride> sono cresciuti, interi eh, però niente per, per concludere la, la domanda che mi hai fatto: sì, secondo me, è molto importante adesso, è molto importante perché comunque il social, dicevo, sì. comunque. C'è la presenza, c'è la tua presenza, e se fai delle cose che la reggente reputa interessante può essere soltanto che positiva. È ovvio che poi arrivano i commenti anche negativi. Eh, vabbè, quindi, quello... Ma è ovvio, no? giochi... all'inizio mi incazzavo perché magari qualcuno eh, era sì. offensivo, e io dicevo: Ma, cioè, ma che cacchio c'è nella testa per essere offensivo? Con uno che magari manco conosci, cioè, io non mi permetterei mai no, di, di anche giudicare. Sì. Poi ho imparato e ho detto. All'inizio scrivo... è dura, eh, devo ah, dire, perché sì, anche è... a noi sì, minchia vabbè. certi insulti, <ride> no, ma della roba mi arriva veramente. Anche adesso, eh. Eh. però adesso mi fanno ridere. Ce n'era uno che mi faceva ridere che qualsiasi video, però poi ho scoperto da anche altri colleghi. Amici. Ah. Questo li commenta tutti: tutti, lui, tutti. Lui, scrive, eh, sì. lui scrive solo, ma perché? Sì. Punto di domanda <ride> <ride> che adesso fa ridere anche allora, quando lo vedo di camera male che cioè, è passato anche lui. Allora eh, esatto, no. esatto, esatto. No, è que quello, quello è, è, è un esercizio spirituale: quello di mettersi in vetrina sapendo che quando ti metti lì, poi c'è gente che non vede l'ora di sparare a zero, ma fa parte del cioè. Insultano. C'è cioè, gente che. c'è uno che. <ride> Che non posso dire chi è, ma dopo te lo dico, cioè, che dice: Gilmore: è una pippa. Allora, io dico va bene tutto. Eh? Per carità, ognuno ha. Ma ha è le sue uno opinioni. che conosciamo, e tu, Andy. No, ma eh. chi così, <ride> cioè, a me sta bene tutto, però, cazzo! cioè Se insultano Gilmore, vuoi che non insultino me te? A ah, voglia. Guardi, ho sentito anche di gente che diceva che lì io da ragazzo non, non, non avevo capito che chitarrista fosse sto parlando di Eric Clapton no? sì anch'io da ragazzo tutti no. siamo passati di lì sì, sì. forse quando io avevo l'età in cui eh, potevo ascoltare Eric Clapton erano usciti Van Halen eh sì, italiani, sì e quindi sì, sì. dicevo boh a me piace più Van Halen di... Ho visto qualcuno che scrive, eh, lo chiamano slow end perché è una pippa, non sa neanche fare. Allora, io lì però mi sono sentito che gli ho risposto in privato a questo qua. Quando, quando farai un, uno, un bending. Una nota. Un tonato, nel punto giusto, nel momento giusto. Come lo farà lui, potrai forse parlare. Eh sì. Eh sì. Perché è ovvio che adesso siamo un po' in ballo da un po' di anni, no? dove ci sono molti amanti dei pirotecnici. Sì, sì, sì. Io non lo sono mai stato, non sono neanche capace, sì, cioè, non, ma non mi interessa neanche, anche perché poi una roba che ho sempre, che ho sempre magari spiegato, anche quando magari faccio qualche incontro, le, le, le masterclass, e che non è una cosa che ho imparato, cioè l'ho imparata sul lavoro, ma l'ho imparata vedendo una videocassetta, ve, li, cioè, ve ricordate? Eh, vi, 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 eh, vi, tipo sì, Ari H eh, sì, quella roba di un chitarrista ritmico, che per me è una roba che è Paul Jackson Jr. No? E cazzo, sì. E che iniziava una. C'era un filmato suo dove parlava: era una roba sorta di. dove iniziava e c'era questo. In, la, la telecamera arrivava e c'era una coda di chitarristi tipo muraglia cinese Kikola, Kikola, di tutti i tipi. E davanti c'era una porta Audition Lead Guitar, no? <ride> e poi c'era un'altra porta che ho scritto Audition Rhythmic Guitar e c'era solo lui. Solo, lui, <ride> solo lui. E lui partiva dicendo: Guardate, io ho suonato in quasi 1200 album, quindi sì. no? Calcolate una media di delle volte, ho fatto magari due brani. delle volte, Facciamo cinque brani fate 5 per 1.200, io sono suonato in 6.000 pezzi, su 6.000 pezzi avrò fatto 5.500 ritmiche eh sì. e 500 interventi, non posso chiamarli soli, quindi imparate a fare gli accordi, accompagnare, andare a tempo, a, ad avere delle idee ritmiche e poi, dice, avrete anche il tempo, per... però nei dischi, anche a me è capitato, se calcolo, tutti i lavori che ho fatto esatto esatto cioè il solo dura 20 secondi e, e la ritmica poi, dura 3 minuti e mezzo poi solito, cioè io ti dico credo che l'unico solo per quanto cioè, questo come la penso io ma penso sì. l'unico solo di chitarra che io in Italia che io ho sentito ho detto passatemi il termine quando ho sentito ho detto cazzo chi è questo è il solo degli angeli di Vasco sì sì sì, sì. che va l'ha fatto Landau eh, sì. mi, mi avevano regalato il cd di, di Vasco ero in casa facendo delle cose e l'ho messo su quando è partito il solo io non sapevo non avevo neanche letto i credits no però ho detto ma che cacchio che gli hanno fatto fare un solo che dura quasi sì esatto e no, poi no? che lo fa così poi, poi così ho detto esatto. vado a vedere ha detto ah, ok diciamo <ride> che l'andau è presente anche nel tuo disco sì sì perché poi siamo, siamo diventati amici una parola grande per me è un super amico io per lui sono probabilmente uno dei tali, però devo dire che è sempre molto carino. Io mi sicuramente. Sì, sì, io. Eh, sì suona, suona in un brano, suona nel brano che apre il mio disco. Ma tra l'altro è stata forse. Mh, ti racconto questa cosa velocissima perché è divertente. Beh, eh, io sono riuscito a contattare Michael tramite eh, Ramazzotti. Sì. Eh, io avevo fatto una cosa eh, in, ad Donetsk in Russia eh, con, con, con Eros e eh, avevo saputo che poi nel tour sarebbe appunto arrivato Landau quindi chiesi al, al tour manager Senti, io devo chiedere a Eros se posso venire alle prove cioè, voglio, voglio, cioè, per me è un idolo da sempre quindi e, Eros fu carinissimo, mi fece venire alle prove, poi mi, invita, mi invitarono anche a cena e quando arriviamo al tavolo si sedette l'andau, Eros mi dice tu ti sedi di fianco. Grande. <ride> Quindi fu veramente molto, molto carino fare questa cosa. Io ovviamente non ho voluto scassargli le palle, tutta la cena, perché avrei voluto chiedergli mille cose, no? Certo. Però eh, si è instaurato un bel rapporto. E lui mi ha chiesto, mi ha chiesto senti, quando, quando vengo in Italia che ho delle date con Eros, abbiamo quattro date con un day off in mezzo. Se ti va mi vieni a prendere in albergo e mi porti in un negozio di chitarre. Uno a caso. Uno a caso. <ride> <ride> e, e io insomma, andai a prenderlo e già lì sembrava Candy Camera perché io eh, avevo in macchina un disco di... stavo su, suonando un disco di Paul McCartney. Sì. E lui sale in macchina e io già dicevo c'è cioè, Landau sulla mia macchina <ride> mi pensavo questo dice ah questo disco ci ho suonato io qua dentro quindi ho detto certo. chiamo qualcuno e gli dico c'è in macchina uno con me che si chiama che ha suonato un disco di Pomme Carri che io ho su in questo momento eh, e quindi è instaurato questo, questo rapporto io dopo un paio di mesi gli ho, gli ho proposto di... gli ho detto senti io sto facendo un album che mi produco io e mi piacerebbe tantissimo che tu suonassi quanto un vuoi un brano no e non gli avevo ancora chiesto quando, eh. perché ho detto cioè, tanto magari mi ce ne frega niente e mi ricordo ancora perché eravamo a <ride> far ridere eravamo tipo a febbraio io avevo già messo po cioè calcolato che a giugno avrei fatto il mastering tutto, cioè, sì. tutto. e lui mi ha detto posso registrare il 9 agosto come 9 agosto <ride> <ride> a gennaio eh sì, tu dici questo, devo fare il disco di SIL, devo fare questo qua, poi sono via con... Ma io vabbè, ho detto capito, no, non lo farà mai. Ho detto, come... sì. Quindi gli dico va bene, dai, senti, tanto mandami il pezzo, e gli mando il pezzo sparito. Cioè lui proprio sì. non l'ho sentito per mesi. Cioè, A un certo punto gli mando un messaggio verso maggio, gli scrivo, ma, senti, ma il tutto che c'è è arrivato, proprio morto, ho detto aiuto. Vabbè. Allora parlo con Lorenzo Poli che ha lavorato con me al disco e gli dico senti io le chitarre le faccio io a questo punto perché certo. poi parlo con probabilmente magari lo conoscete Sabino Cannone Eh, voglio sì, è venuto sì, ospite sì, certo. da noi più di una volta Sabino sì, sì. il del, del grande del Sabino siamo, che salutiamo siamo molto amici sì, ciao Sabino e allora disse a Sabino senti Sabino cosa faccio e lui giustamente dice facciamo così masterizza tutto il disco quel pezzo lì tienilo fuori come fai a giocarti se poi eh, vieni, sì, certo. no? allora dico vabbè dai allora facciamo il mastering a fine, fine agosto, e lo faccio uscire poi avanti. Il 10 agosto. Mi è arrivato so, il 10 agosto accendo la mail e mi arriva le tracce. <ride> non ci posso credere, no? E con tutte delle indicazioni su cosa. che lui aveva registrato, appunto, un take solo mi aveva chiesto di mettere un a piacimento mio e come era il mix, un reverbero che potesse star bene con il resto della, della, della song mi aveva detto se puoi intorno ai 200 Hz 200, 200 dai 200 ai 240 Hz dare 2 dB perché lui usa sempre un Chandler ah. e lui quando registra delle cose dove, con quel tipo di suono che era un, un crunch fine, sì. un cettone il 57 lo fa passare dentro il Chandler e gli dà un pochino di punta su, su quella frequenza lì un due di più in più, dice che secondo lui il, il 57 in quella, quella gli manca quella parte manca lì, o quella roba lì. Ovviamente di così ti fidi, eh? Sì, certo. Eh, no. Che poi è vero perché è un po' quello. Che, adesso non per dire che ne so come l'andava, ci mancherebbe, però è quello che poi è la ragione per cui tutti mettono generalmente insieme il royer certo. al, al 57 per dargli quel corpo che la lì sotto gli manca un pochino. Fatto lo stesso, ma io. però non abbiamo parlato cioè, dei soldi. Adesso, certo. Questo qua mi costa come tutto il disco. No? e Io gli dissi, senti, questo via mail ovviamente. Sì. Sono codicissimo, però non abbiamo avuto modo di... Cioè, non sapevo neanche come dirgli. Sì, certo. Era brutto, no? Eh sì, fa io brutto. Mi ha detto, senti, come, come, come ci mettiamo d'accordo? E lui mi ha scritto, guarda, il pezzo mi piace avete suonato bene, mi sono divertito tra un paio di mesi devo venire a suonare al Blue Note mi paghi una birra Però. hai capito e io non ci volevo credere e ho detto ma che una birra te ne ho, una, una, una damigiana <ride> una damigiana di birra ah. Eh, e quindi insomma io la, me lo sono poi diciamo ripagato appunto andandolo a trovare al Brunotto, vedendo tutti e due gli show ovviamente ti ricordi quando siamo andati a, sembra che stiamo parlando per i cazzi nostri, spero no. che interessi anche la gente e eh, eh, siamo andati insieme a vederlo quella volta a Brescia, ti ricordi? Brescia, prima fila sì, 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 sì esatto e quindi insomma eh, S sì, oh, eh, lui è uno che per quanto poi visto anche la, il, il canale che voi, che voi curate, è per me è uno di quelli che ha sempre il suono giusto per ogni pezzo. Eh, diciamo che forse sul suono puro è forse il numero uno al mondo. Sul suono puro, diciamo, sì. eh, non ha la Jeff Beck che è no, no, no. Jeff Beck il numero uno. Però è sui bello. suoni, sul, sulle atmosfere, sulle tessiture, sull'arrangiamento delle chitarre in un certo modo, eh, devo dire che ce ne sono pochi a, a quel livello lì, secondo me. Per eh, esempio, per entrare nel tecnico, lui so che usa il 57 per registrare, tu invece faccia, facciamo due step. Come si faceva prima, come si fa adesso in studio e poi magari parliamo anche dal vivo di Sanremo. Cosa è cambiato? Digitale, non digitale? Era allora, meglio con l'ampli? Bla bla bla. Cioè, la eh, sensazione che ho ogni volta che a casa attacco chitarre ignoranti tipo questa, no? La Junior col p 90, attacco eh. nel match, esco solo col cavo, faccio sbrang. Ovviamente dico, ecco <ride> cioè, eh, esatto. que quella corrente lì c'è solo così. Però è anche vero che. Quante possibilità hai adesso di poter andare a fare una roba del genere? Esatto. Okay. E soprattutto in studio la devi microfonare, microfonare bene e devi avere il pregiusto, la stanza giusta, un sacco di cazzi. Quindi, che... quindi, quindi eh, sono un amante del, dell'analogico, ma sono anche un amante del digitale, nel senso che sono riuscito a trovare una dimensione che mi piace, che mi consente di poter lavorare avendo. Eh, a mio avviso, dei risultati più che accettabili. Dico più che accettabili. Beh, minchia, cioè, dai, dei suoni della Madonna, altro che piace. Sì, piacere. Cioè, non voglio, non voglio <ride> no, no, lo dico ma... io. Lo dico ah, io. Eh, sì, sì. Devo dire che in questi anni le varie macchine che sono uscite hanno sicuramente aiutato. Sì, no, hanno così. fatto passi da gigante. Sì. Io Sto utili. Io adesso, tra l'altro, ti chiedo anche questa cosa: anzi, vi chiedo questa cosa. Io vi sto seguendo su Zoom. Non ho acceso anche YouTube o cosa per vedere. Giusto? No, le domande le sta seguendo Andy. Io sì. seguo. No, io okay. le seguo. perché altrimenti no, credo che ci siano problemi poi di, di roba di audio. Se io tengo aperto, And no, Andy, no. Infatti, non hai fatto oh, benissimo. Okay. Se ci sono delle domande, anzi, Andy, se c'è qualcosa, spara lo Sì, subito. ma adesso. Finici, esauriamo sì. un po' gli argomenti. Allora ti dopo... dico, io eh, sono passato un po' a tutte le macchine, no? Nel senso ho utilizzato, parlo del digitale, sì. ho utilizzato il camper ho utilizzato la Helix, ho utilizzato la Head rush Nell'ultimo um, periodo, chiamiamolo nell'ultimo anno, eh, sono passato a Fractal. Sono passato a Fractal perché eh, per una serie di motivi. Il, il primo... E perché, ha ovviamente, queste sono tutte impressioni personali. Cioè sono anche proprio cioè mi assumo tutta la responsabilità di quello che dico. Sì, sì, certo. No, no, no. Io la so, so già cosa dice quindi la sottoscrivo. Primo, il primo approccio che io ho avuto attaccandole, poi avendole tutte qua in studio, attaccando poi l'ultima, l'ultima quindi il fractal, ho detto ecco, 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 ecco. <ride> mi, sento su, mi sento sotto le mani una roba che mi rende mi fa sentire a mio agio. Poi attaccavo una chitarra con i P90, toccavo l'Expo, toccavo la Strato, la le differenze e sentivo le differenze delle chitarre, ma le sentivo proprio le sfumature, sì, sì. quindi mi sono detto, ovviamente, è una macchina sicuramente superiore alle altre, alla parte dell'effettistica che secondo me è assolutamente già solo il reverber reverb, sì, in sì, modalità sì. ultra è pazzesco cioè proprio le rifrazioni sono bellissime io trovo che sia veramente bellissima. ma il fractal che modello è giusto io per... ho l'axe la fx3 Mark okay. 2 l'ultimo ho oh, sia il Mark 2 poi dovendo appunto avendo cambiato il sistema io avevo due in tour con baglioni io sono da, da un po' di anni in, in tour con claudio e Siamo in tanti, siamo in tanti sul palco, quindi c'è un po' imposto anche il fatto di arrivare con una situazione smart, che non faccia casino sul palco, anche perché siamo in 20 della band. Uh -huh. In più, l'anno scorso il tour fa ridere: eravamo in 135, <ride> uh -huh. perché c'era l'orchestra del cinema, uh -huh. ma l'orchestra classica completa, e il coro dell'orchestra, ti lascio immaginare, con 130 microfoni tra. Uh, Lavalier, archetti, roba così, cioè, se io avessi avuto due casse, due perdoni su, ciao, cioè, mi sotterravano proprio. E ovviamente diventa anche un po' rispetto per il fonico, rispetto per tutto quello che si viene sul palco. Cioè alla fine eh, in quella situazione lì, in così tanti, non è che era un concerto di basso, chitarra, batteria, voce. No, dove bisogna ragionare da team da squadra, bisogna fare la cosa giusta per la squadra in quel momento e quindi andavo con, ho fatto un po' di anni con i camper anche gli ultimi anni in, con, dove ho lavorato con, con Filippo, con Neck sì. eh, ci eravamo digitalizzati eh, anche se ricordo il, il suono, il tour più bello che ho fatto con Filippo eh, a livello di suono sto parlando eh, fu il, il tour eh, che si chiamava Quartet Experience eh, eh, perché eravamo in quattro dove Filippo suonava il basso che cantava, poi c'eravamo io e Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria, tutti con gli ampli. Io, Bello. Avevo, tu dico, io avevo il 10:30 matchless, la, la testa Independence, una cassa 4x12 matchless e una testa Brunetti e switchavo le, le... Sì, mi ricordo che me quando me l'avevi detto ho detto "Cazzo, quanto e, ti stai divertendo. E c'era un volume, ragazzi, su quel pacco che era... era <ride> cioè, troppo... Però ecco, è, è stata quella quell'esperienza quell lì. Poi siamo passati al, al digitale e la prima comodità, mi ricordo, che avevo avuto era il fatto che avessimo messo i, i program change sì. Proprio che delle sequenze su Pro Tools. Abbiamo messo i program chain su Pro Tools, quindi io non schiacciavo neanche Gran cioè avevo messo tutti i program chain quindi giravamo sul palco, cambiava il suono, cioè, ecco quello, ho detto: beh, figate, comodo, fighissimo. Che vai avanti, perché magari Filippo ci diceva: Quando fai il solo, vieni avanti sulla passione, sì. E Ho capito, poi finisce solo, tiro giù il volume. Se non c'è un noise gate, cioè, <ride> esatto. Ok, ora che arrivo dietro e rischiaccio il suono Invece la figata che andavi avanti, finivi solo e, e ripartiva al suono tutto pulito pulito eh. compresso col delay sì. boss. ecco, quello devo dire, è stato il primo approccio del digitale che ho detto comoda, sta roba qua. Perché ho cambiato con uh, il camper con il fractal? Per una serie di motivi. Beh, il primo motivo è perché, per, come mi, per quanto mi riguarda, per come suono io, uh, mi, mi trovo meglio. Mi trovo meglio ho avuto anche e devo dirlo uh, due persone che mi hanno dato una grande mano perché all'inizio non era così semplice da la gestione quando passi da un sistema all'altro eh sì, certo. PC Mac capito un po Sì po sì così. Quindi devo dire che Diego Pezzati che è il referente di, Fra, di Fractal in Italia di G66 e Marco Fanton che è un uh, lo conoscete Sì sì Fino, sì è un canale di, molto un figo canale social, lui, lui devo dire che veramente c'è cioè, sa il manuale a memoria quindi mm. io delle volte magari mi diceva ah, guarda, eh? dice, oh, guarda devi fare quella roba lì perché è nel sottomenu che devi fare cioè, quindi, quindi ecco le sono due persone che mi hanno dato una grande mano mh, per, diciamo nella fase iniziale mh, perché sono passato a, anche a quello perché purtroppo mi sono reso conto magari è successo solo a me però ho avuto parecchi problemi di eh, in tour di in, come dire di, di blocco proprio del camper cioè è andato sì. in palla ne avevo sempre, ne ho sempre due perché cui avevo dovuto comprare anche il secondo fractal perché ovviamente quando vai in tour non puoi andarci con una macchina di queste deve avere, cioè avere, ah, oh. avere il backup ovviamente diventa impegnativo perché già, già il camper comunque ha un costo Pensa, il fractal lo sapete benissimo esatto costa il doppio, <ride> il doppio quindi per due <ride> no. però è fondamentale sì ho avuto una serie di volte dove si è impallato, magari usciva il software, il firmware nuovo, però poi dopo una settimana si accorgevano che c'erano 250 bug, quindi, mettevano... quindi mi dava un pochino... Questo è il camper. Sì, sì il camper. Eh. lo stress di... mi succede, mi succede. Mi è successo... Cioè, beh, per dire, ho dovuto fare il concerto di Radio Italia, quello che hanno fatto in Piazza Duomo sì. circa 20 giorni fa, no? dove... Mh, Siccome la mia roba era qua in studio, cioè quindi Fractal era qua in studio perché sto preparando tutti i preset per il tour di Claudio, ovviamente eh, ho chiesto se ci fosse un camper a noleggio lì, che comunque avevo già una serie di suoni già. Avevo i suoni già fatti, sì, certo. Per fortuna ne hanno portati due perché a metà, di, per fortuna in un brano dove io non dovevo suonare, quindi cioè, ho fatto una serie di interventi e si è impiantato, quindi ho dovuto spegnerlo e riaccendere. Solo che il camper non è che lo spegni, accendi e, e parte va. su ci metto un po' l'avvio secondo me è sempre cosa che invece fractal a parte che non mi si è mai impiantato devo essere anche sincero perché non voglio parlare male di Camper, che mi ha dato sicuramente una mano in tutti questi anni non devi collegarlo al cioè se ce l'hai collegato al software suo se ce l'hai collegato via usb al software e lasci attaccato l'editor non dico che sei certo che si imballi, ma quasi. Cioè, se fai degli interventi senza fare dei salvataggi, se cambi dei parametri, se lo fai diverse volte ed è attaccato al, al Mac, eh, si imballa. Lo dicono anche loro, ho capito, ma per me è che lavoro... Eh è, sì, è, è un po' cioè, complicato come... alle prove, tu prove arrivi. Esatto, devi, devi sistemare le cose, ah. non è puoi dire a, a 135 persone, scusa, aspetta un attimo, Bravo, perché ma devo poi fare poi anche, un... <ride> anche magari, non so, dici, spesso succede, magari arriva l'artista e dice, ah, il pezzo così, possiamo farlo un po' più veloce tre punti di bpm tu magari c'è tutta una parte e di lei la... tutti beh, i cazzi beh, sì. si blocca no scusa devo... <ride> devo bere il caffè perché devo quindi diventava un pochino l'unica cosa che non è, non è qua da noi non è facile quasi qual è è il fatto del per esempio del noleggio qui lo dico ma lo dico magari c'è anche in ascolto qualcuno di, delle persone che ho nominato ma una cosa uh, ricorrente a me è capitato: cioè, se chi è come se tu chiedi un Marshall lo trovi sì, sicuro, dappertutto, lo trovi deluxe lo trovi dappertutto. Tro 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 Io delle volte chiedevo matchless, mi guardavano: eh, sì, eh sicuro sì, sì, sì. ti costa troppo. È figure... un po' mi è successo un po', delle volte quando ho chiesto il Fractal, che ovviamente è una macchina costosa, quindi anche un negozio o un noleggiatore c'è cioè, il camper anche perché eh, l'80% cioè, dei, 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 dei sì. diciamo, dei, dei chitarristi live Utilizza camp oppure hanno la Helix, la 6 sì, eh. no? sì, sono sì. più facili da trovare. Ho sicuramente uno insomma cioè con, con, con i soldi di un camper si sì, compri parte, sia il camper che la Helix, quindi capisco questi diciamo, questi service che hanno un po' di difficoltà. Io adesso ne ho comprati due, quindi qualora dovessi andare a fare delle altre cose, mi porto uno dei miei. Certo. Il problema è che sto preparando tutte le. Le patch per il tour di Claudio, dove, che farò con i campi? Ma una Comunque domanda quello... tecnica, sì. è, è ancora difficile reperirli, c'è un tempo d'attesa molto lungo o se è velocizzata questa cosa? Guarda, io Acquistarli per ho... sì, allora, sì. ve dirti la verità: io ho... sono stato anche abbastanza fortunato, nel senso: magari e, mh, magari ho anche avuto un canale preferenziale perché sapendo doverlo fare così ma però devo dire che loro sono sempre molto cioè io ho degli amici che hanno comprato l'FM9 da poco e ma che che pedaliera eh. hanno avuto un po' cre... cioè, mi è sembrato di capire hanno avuto un po' di come tutte le case che utilizzano chip roba... hanno un po' di problemi mm. perché molti dei chip ma di un sacco di roba non è arrivato si sì sì anche il fatto, il fatto che sia uscito questo, questo turbo mh, ho sentito non è, non è la verità però ci sta, che ovviamente l'azienda la, che produceva il chip della Axe FX3 Mark II, quello che ho il precedente, non lo producesse più, e quindi ovviamente si sono rivolti a un'altra azienda che produce un, un chip che è più potente, che, però, è assolutamente eh, utilizzabile. Su quell'altro la macchina è diventata più veloce nel caricare i suoni, questo mi è stato detto. Ci può stare, Sì, sì, però, certo. eh, per, cioè, mh, non è ancora così facile da trovare, magari a noleggio. Ecco. Non è, mm. è, non è non però è così per chi è interessato, difficile. Diego, che nominavi prima, sì. ho capito bene, ci sta dicendo che l'AxFX e l'FM9 sono disponibili a magazzino. Okay, L'FM3 arriverà a luglio. Quindi okay. per chi è interessato, sì. si può. Se, se no, Diego ci poi... vuoi dire a chi scrivere, così noi lo, lo diciamo a tutti. Lo guarda, diciamo a tutti Guarda, io, io ho, ho, sono andato sul, non conoscendo nessuno di, di loro prima di, di contattarli, sono andato semplicemente sul sito di G66 che è il distributore europeo, che è eh, okay. il distributore in Germania, che è Dubai e Selezioni d'Italia, ti viene fuori proprio l'indirizzo di Diego Pezzati a cui puoi scrivere... In, sì. Che è qui in chat, mi sembra sì, di capire, sì, no? qui, ah. ci sta dicendo Diego chiocciola G66 numero.eu, ecco, grazie, ah, grazie, Diego, grazie eh, Diego. Tra eh, l'altro ti io volevo il, dire: muro di fractal. Quindi io quando mi non so qualcosa, oh, scrivo: o oh lui o oh fantone, Diego. Io ho anche ho il Fractal, però ho il 2 se te lo do dentro, mi dai un 3. <ride> <No>, scherzo, <ride> dagli 2, 2, così ti da un 4. Esatto, esatto, aspetto il 4. No, volevo dirti che a, a sostegno di quello che stavi dicendo, del, dell'affidabilità di Fractal, eh, nell'ultimo video Tim Pierce, proprio, dice che lui usa l'FM9, mi sembra, proprio perché quasi tutti i suoi colleghi in tour che usavano altre cose, diciamo, sì. hanno sempre avuto problemi tecnici. Tutti gli unici che non hanno mai avuto problemi tecnici so, sono quelli che usavano Fractal. Adesso, io eh, sono amico di tutti, eh, che per Fractal eh, ci mancherebbe. Io ripeto quello che, che ha detto Tim Pierce. Perché tu prima hai detto, magari è successo solo a me. No, in realtà, cazzo, è successo a tutti. Quindi, evidentemente ci sono dei limiti in tutte le macchine, eh, ci sono i limiti, però, ecco, ognuno deve prendere quello che gli funziona per quello che deve fare e, e per chi fa il tuo mestiere, il fatto di non poter intervenire in tempo reale eh, con l'editor per cambiare delle cose è un problema enorme. Poi, cioè, no, che poi, no, può, allora l'editor loro, poi, tra l'altro, è anche no. è facile: Adesso ci puoi fare. Sì, sì, no, beh, lì, il certo. problema è che. Ti, ti faccio anche un altro esempio perché no, 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 non voglio neanche essere, cioè io ce l'ho anche in studio, figurati, sono dei suoni di camper che mi piacciono tantissimo e che quando uso delle cose magari che ho bisogno di quel suono là, dico ah sì, ce n'avevo uno che è già a posto con il camper e va. Il problema è solo un po' un problema di, di, di editor problema di editor eh, che non è così stabile ancora adesso dopo dopo questi tutti i vari firmware poi il problema è che magari è anche una macchina giustamente è una macchina che ha qualche anno camper ormai sì. eh, forse tra l'altro pare che ci sia nell'aria una eh, causa tra camper ah. e fractal quindi ah, ecco. per il nuovo update che hanno fatto di camper eh, dove c'è pare anche del non so come dire ma insomma ci sono i suoni algoritmici non profilati ah, okay. e, 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 e quello di il boss di fractal ha accusato il boss di camper di aver utilizzato una loro tecnologia eh, proprietaria per fare quella cosa lì e o oh, si sono messi d'accordo cioè per un attimo c'è stato un po di un po' di qui pro qua, poi non so come è finita anche perché non me ne fregava più di tanto. Poi ti e... dico: io adesso appunto farò questo, questo, questo tour. Che, che le prove inizieranno dopo la metà di, di agosto, e abbiamo un, un po' di date. Poi settembre-ottobre, e poi potrebbe essere che da novembre all'anno nuovo succedano delle altre cose. E quindi testerò proprio proprio sul campo, dove io qua a casa quando ci lavoro lascio sempre l'editorio le attaccato proprio perché gli sto stressando al massimo. E devo essere sincero: non mi è mai successo. Va via dritto come un fuso, non si, mai, non si è mai, cioè direi una bugia se dicessi il contrario. E invece in studio ti capita che ti chiedano anche lì il digitale? O in studio che c'è di solito un po' più di eh, ti dicono fai un po' come cazzo vuoi. Allora quando, quando registro da, dal mio studio ovviamente fai eh, come vuoi faccio come voglio anche sì. se io ho poi ho una, una, una sezione dello studio gestita da che è un ibrido perché ho delle testate collegate allo X si sì. della, della della sala audio no? sì. ma ho anche una, una come si chiama un ISO box in studio si sì. box con uh, un Vinted 30 e dentro ci sono due microfoni cioè per scelta mia c'è cioè un 57, per quello non può mancare. E certo. alterno o un 414 oppure. Che non mi ricordo mai la sigla, è un microfono della uh, Electro Voice che ci da, utilizzavamo nelle, nelle ISO box a Sanremo. Che è un microfono un po' lungo, un po' fatto tipo il microfono che vedo a te eh, con cui parli, dove, però okay. calcola che è grigio: sì. è grigio rosso. È un, è un microfono. R20. Eh, guarda la sigla ti direi una, una. è un microfono non recente che però è ah, sui fiati no, non recente, non recente su, sui, sui tromboni eh, e, e sulle chitarre e sulle chitarre suona benissimo ah. magari, magari poi anzi una volta che apro l'isobox perché è un po' un casino da aprire magari vi faccio una foto e vi mando qual è e poi un altro microfono che io utilizzo ogni tanto che gli metto dentro è questo qua il cardinal dell'Electro Voice ah. mm. questo non so se lo conoscete adesso è fuori catalogo è fuori sì facevano il cardinal e il raven il cardinal, da cardinal da, da, è rosso e raven è... io questo la prima volta l'ho visto utilizzare da uh, Marco Dellago, Lago sì. fonico fonico molto, storico, storico, di storico live molto bravo, mm. con la Nannini sì con la... sì fonico certo. anche piuttosto rock come come, come, sì. come... E, e mi disse senti invece che 57 ti metto quello lì che c'ha cioè, e il suono fuori era fighissimo e poi sono andato a vedere Vasco e avevo visto che sulle casse di Steph c'era anche questo eh. poi parlando con ehm, un po di fonici ho detto sì guarda è un microfono che è un'ottima alternativa al 57 è un po più rotondo è un po più rotondo c'è cioè un po più di basse e meno magari medioso, meno medioso però dice tiene tantissimo la botta del volume e quindi questo qua nell'ISU-Box devo dire che suona bene perché non si schiaccia. Sì, certo. C'è una bella SPL sì, e quindi messo, non ha problemi. Quindi devo dire, i microfoni ne ho un po' a casa poi. Sì. Eh. Questi sono i microfoni che uso di più. Ti dicevo, ho questo sistema di testate dove ho una Matchless Independence, una Soldano Laki 13, una Marshall, eh, un GCM, eh, una GCM 900 però. Sì. E poi una testata che io amo, ho una EVH3. Eh certo. alla... Che per me c'è un suono distorto che non mi fa niente, devi solo mettere sì. il distorto e <ride> usi il canale 2 o il 3? Mi, mi piace dire, il 2 per i crunch molto esatto, esatto sì, sì. il 3, però è figo Quindi mi sono fatto tra l'altro una patch molto comoda per me. Eh, ho preso mh, con il fractal. Sai che il fractal, il fractal, lo dico per quelli che magari non ce l'hanno, ha la possibilità di avere quattro uscite, cioè quattro uscite, tu poi li puoi prendere. Eh, e quindi cosa ho fatto? C'è cioè anche dei send e return. Ho attaccato nell'uscita 4, dove non ci ho collegato niente, ho attaccato lo X, Quindi sì. io posso sfruttare tutta la parte degli effetti degli effetti del fractal, del fractal e, ah, ma, ma può, i suoni delle teste. Ma i suoni delle teste quindi se c'è quello che mi dice guarda, no, ho l'orecchio fino non voglio si che... si, sì, 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 l'orecchio fino che non sento neanche un, se li supera un no, tiro in autostrada eh, 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 poi dico no, cioè, vabbè insomma, quindi sì. eh, mi dice no guarda, preferisco che mi registri con l'ampli vero Dico: però guarda, o lo passo dall'isobox però se ti fidi lo passo dallo X che secondo me un ottimo compromesso, si, sì, no, suona benissimo. Io, ma come ti benissimo. dicevo, il Red 7 lamp central dei ragazzi di Red 7 e ho anche il Captor X uh -huh. di Two Notes. E secondo me è, è il futuro perché ecco. suona da dio. Suona e quindi, quindi ho questo sistema con uno switcher che mi aveva fatto Brunetti il Matrix, che però ma, col Matrix riuscivi a. Gestire, io vi dico queste robe se vi rompo le palle. No, così. no, ecco, no, eh, no, siamo qua no, per questo: di Audio ah, Nerd Show. Ma, il Matrix gestiva fino a tre amplificatori. Ah, ok. Sì. Io, cassa. io invece della cassa ci ho messo lo X, però poi dopo ho detto: sì, però io ho quattro teste, come faccio a gestire? Allora tramite un amico Riccardo, che se c'è saluto, eh, mi dice: Caso, sai che c'è un apparecchio della mh, Radial, mm. Sì, dove puoi attaccargli. Eh. La, una cassa e due teste e due teste sì allora ho detto io so cosa faccio che io quell'apparecchio lì lo prendo lo interfaccio al, 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 matrix. al matrix e eh certo. collego quell'apparecchio lì alla uscita 3 del matrix e poi il matrix c'è anche la, la possibilità di switcharci cioè degli switch interni ho collegato lo switch all'ingresso appunto per, per il foot switch di de questo radial. In modo che io dal Matrix decido se fa suonare la testa 1 o la testa 2, così in modo che ho quattro testate collegate. Adesso siccome mi dicevi l'altro giorno che ti faccio sempre spendere i soldi, <ride> tu sai che ci sono de, degli switcher. Otto teste e quattro case che fanno paura, sono bellissimi. Sì, guarda io mi aveva contattato, cioè, anzi, avevo contattato io eh, Ludovico Magnone, che non so sì, se lo sì, 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 sì. Ludovico è un, un caro amico che lavora tantissimo in Spagna. Ed è un. C'è il Kayan spagnolo infatti lui c'è il cayenne eh la, sì. io l'avevo visto però da, Tom, da Tim Pierce il cayenne esatto, sì. sì, anch'io l'ho beccato da lui, da lui sì. e, e quindi avevo capito cosa fosse, poi parlando con Ludovico mi diceva, sì sì io conosco benissimo il tipo spagnolo, se vuoi ti metto in contatto tra l'altro sta facendo anche quello midi ha detto che mm. quello che c'ha Tim Pierce è quello soltanto adesso ce ne uscirà anche uno midi quindi se lo divisa dal vivo addirittura, poi però poi Avevo optato per queste robe. No, cioè, beh, ma se sei già organizzato e ti no, funziona, che ti fatto, frega C'è eh. invece mh, questo, questo mio amico, questo Riccardo, che mi ha fatto sì. questo, che invece lui si è preso, non mi ricordo che cosa che è, ma adesso è una figata pazzesca, a che un sacco di roba. Perché gli altri due, oltre a Kyan, gli altri due che sono anche, che vanno anche, sono anche un po' più famosi perché Ampete, è, è quello che usano tutti da Friedman, scritto Ampete. Okay. Lo ah, ah, usa Friedman, Pittorne tutta e tutta quella è, gente ma lì. c'è anche quello amico. Frere, N. Sono, sono italiani, eh, 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 Gli italiani eh. lo conosco, però ci sono degli svizzeri che si chiamano Andy, che lo, te l'ho detto ieri. Ma... HE HHE ah, che è sono, uno sono, switcher è, bellissimo quello lì credo che aver preso sì. e sono, sono svizzeri che costa un po' costa sì mille qualcosa costa eh, sì. più di mille euro sì. Sì. Beh, quello è molto, cioè, devo dire quelli sono molto coni adesso così quattro teste poi vabbè ho anche altre testate a casa oltre quelli lì sono quelle quattro sempre attaccate perché... sì c'è tutto quello che mi serve e se poi devo sostituire una delle teste non faccio altro che sostituire la testa e mettere e mettere l'altra no. attacchi buonanotte ma certo no devo fare. dire la verità proprio oggi mi ha contattato un, un amico un produttore per un lavoro che deve fare e siccome stanno uh, smantellando non smantellando stanno ristrutturando lo studio mi dice guarda purtroppo non riesco a farti fare da chitarre qua me le fai da te Assolutamente sì, cioè, li faccio qua. E... Anzi, anzi meglio. Sì, è molto comodo perché poi comunque c'è anche la, la comodità di, anche se sei in studio con amici, eh sì. con l'atmosfera, è più, è più diciamo, friendly, no? Quando ti chiama magari il produttore importante, magari non sei non, non ti conosci neanche bene, certo. Magari se sei a casa e magari stai lavorando con... Io io lavoro con, con Logic, d'accordo? Sì. Casa, no? eh, però, sai, magari un taglio, una roba così te li fai da solo e gli fai che non si accorge nessuno. Esatto. Gli, tu, eh, tu, tu, tu fai l'editing, gli mandi la traccia, le, le, le ma come fanno fa, tutti, peraltro, sì, eh, anche però, sai, delle volte è Michael Thompson, Landau, tutti quanti. Eh, cioè. Anche io ho sentito anche le robe che mi ha mandato Michael. Ma è normale, siamo nel 2023 e funziona però, così. No, magari se sei in studio con uno che non conosci, magari. Sì, te, te la meni un, un pochino. Sì, certo. Io tendenzialmente non, non faccio mai il copia e incolla, quella è una roba che non so. Quella è una cosa sì. che, secondo me, è deleterio per la buona riuscita del pezzo. Ah, ma poi non esiste. Cioè, nel senso, no, non... allora, se, se fosse la stessa strofa cantata con lo stesso testo, con lo stesso film di batteria, cioè, è tutto uguale, allora. Uno dice ok, è una copia di tutto, ma io non posso fare una copia della traccia di chitarra della strofa sulla seconda strofa dove il cantante magari ha un'altra intenzione, c'ha un'altra inflessione. Esatto. Il bassista appunto ha un'interazione. Appoggia in maniera di diversa, il, il, batterista batterista il batterista sta aggruvando Ah, di, di, eh. ah per, e io metto la chitarra uguale prima. No, non... Tra l'altro, c'è una, una ricerca che poi queste ricerche bisogna capire quanto siano affidabili, ma io sono convinto che questa in particolare lo sia. Che dice che il cervello riconosce una cosa che ha già sentito ah. e tende ad annoiarsi quindi se quelli che fanno cioè se tu fai copia e incolla del charleston e basta perché stai facendo una roba elettronica però altre cose sono diverse va via liscio ma quelli che prendono proprio tutta la sezione fanno copia e incolla e rifanno la prima strofa per dire sulla seconda sì. è, è deleterio sì. proprio anche perché l'ascoltatore inconsciamente il suo cervello riconosce quella cosa come già sentita e tende sì. A skip, cioè L'ascoltatore si annoia e tende a schippare, certo. No, no, no sono d'accordissimo. Quindi anche quando faccio i lavori in studio qua cioè te, cioè li faccio come, come per me dovrebbero essere fatti. Ecco. Tra l'altro, hai la comodità di avere tutte le tue chitarre a disposizione, eh, che ne hai 749, giusto? È un po' è un po' <ride> attaccare, cioè provare eh, le diverse sonorità. In, su, in, non potrei neanche portare tutta. No, esatto, infatti. Cioè io oltre, oltre a eh, al corso di conservatorio tengo anche il corso di si chiama storia dello strumento effettistica 1 e 2 storia dello strumento figo e ovviamente lo faccio dallo studio infatti qua io a casa che adesso magari riesco anche a farvi vedere qui adesso ne ho attaccate soltanto due nel periodo di pandemia dove le lezioni dovevo farle online mi ero sì. orientato con più telecamere perché sì. ho la lezione con magari una telecamera che è che ne so questa qua che adesso vedete che è quella di sopra ah, cioè, sì, la telecamera eh, main e poi questa qua che invece vedete che va su... sulla chitarra sulle mani questa la mettevo così. sulla chitarra c'era cioè mm. una rivolta sul, sul desk perché magari se parlavo del pedalino così inquadrava il pedalino Figo. Cioè, e mi ero attrezzato in questo modo qua con le luci insomma un po' ad avere un po' una roba un po' che sembrasse più professional possibile certo. no? e che mettesse in condizione chi era a All'ascolto, e a, appunto a, a, potesse vedere e sentire bene il fatto che io Zoom lo utilizzo da tempo perché era l'unica piattaforma che mi dava la possibilità di trasmettere in stereo, certo. E quindi quando magari utilizzavo e, e parlavo dell'effettistica stereo, già soltanto del banale Pam pot, no. Sentivano, ovviamente dicevo a tutti: dovete mettervi in cuffia, dovete avere una non dovete sentirle dalla cassa. Magari che l'avete meno una. Io anche stasera per, per, per comodità, parte vostra, per far sì che non aveste dei ritorni e tutto. Però mi sono messo con gli Air Monitor in modo che voi non dovreste avere ulteriori. Questa è la differenza tra un pro e un amatore. da cioè <ride> Mi sono messo proprio per, per, per comodità vostra, in modo che non abbiate il ritorno delle casse anche lo strumento adesso io qua vabbè, che mi ho attaccato è giusto perché, perché se voi sentite arrivai. in stereo. questo è il, è, il fra, è il fractal? questo è una Friedman ah. del fractal ma tu Con due, un il 2 l'hai provato il fractal Come... la FX2 l'hai usato? Ce l'ho avuto, ce l'ho eh. avuto, eh, ehm... è una grossa evoluzione, sì, secondo mm. me, sì. è una grossa dai, evoluzione, te che mi fai spendere i soldi <ride> adesso, no, no, io lo vero, dico dai. per far spendere <ride> i soldi a Max c'è allora, una grossa evoluzione, c'è una grossa, secondo me, evoluzione su anche il remote sulla pedaliera. Sì, certo. quell'altro era un pochino più per me macchinosa poi il fatto di avere il display più grande poi ci sono una serie di, di ovviamente di accorgimenti in più uh, ehm... suona meglio comunque per me, per me suona benissimo guarda ci eh. sono ci sono delle sonorità dei suoni per esempio che, ho, che sto preparando se avete un minuto vi faccio sentire per esempio Sì, sì, sorta... sì sentire sì, sei figo Rindo. Una, una forse che lui conosce bene <ride> <ride> questo è un Les Paul historic 58 che è, cioè, è una chitarra che ha un suono bellissimo però vi faccio sentire per esempio sto preparando datemi soltanto un secondo sì, sì. Eh, per il tour cosa faccio mi faccio dei banchi che hanno tendenzialmente le cose che mi servono è avere due tre tipi di suono pulito per ogni banco per, per sì. ti dà la possibilità di avere le scene no si sì. poi anche m, impostarlo in song cioè se tu lo utilizzi con le song dove carichi m, la, la scaletta diciamo ecco tu non fai così io eh, attualmente sto sono più comodo in un altro modo perché? Magari poi sbaglio, poi magari c'è dietro. No, no, vabbè, cioè ognuno fa allora, come è comodo. No, io uso le scene perché mi sono fatto, per esempio, tre patch che ho chiamato Kicko Live set 1, 2, 3, che hanno all'interno otto suoni, otto sì, scene, ognuna, otto scene. Tre con i, sono tre suoni clean, poi c'è un paio di crunch, un lead, una, scusami, un power e due lead diversi magari, non so, una Bogner e la, e la Custom Audio, una Bogner, e che ne so, uh, una, la Diesel. Una Bogner la Bogner devo dire che c'è quasi sempre. Mi piace molto il canale 3. quale? Ma uso ma, allora, loro la chiamano Bogner Red. Secondo me è, la, è, la, è la, il rosso la, dell Uber, della, della mh, ecstasy, sì dell'ecstasy, sì. Mi piace molto anche se poi in molti ho il CAE il custom audio, il canale 3 del pre perché c'è anche l'emulazione del pre, quello che usava Lucatar, no? si, sì. eh, quindi il canale 3, eh, e quindi insomma, ci sono, poi ce ne sono alcune. C'è una Comfort, in altre ho usato delle Marshall, cioè dipende dal tipo di suono che mi serve. Tuttavia, perché faccio con perlomeno perché io mh, mi faccio ogni banco una canzone mm -hmm. ah ecco sì certo quindi io mi faccio il titolo e so che c'è strada facendo e ho il banco dove metto il bpm in modo che c'è lo stesso bpm in tutte le otto scene sì. se lo faccio invece con eh, perché perché con nel caso di, di, di baglioni ci sono tanti pezzi di concerto di claudio quando c'è cioè, dura tre ore e un quarto Ormai, fai 32-35 pezzi e tanti sono con BPM diversi, neanche tanto vicini. Quindi che porti... rispetto a quello che facevi a Sanremo è, è da ridere. Cioè, un Sanremo al giorno lì è. Eh. Esatto. <ride> <ride> e, però, ecco così, siccome sono magari tanti diversi i BPM, cosa succede? Eh, abbiamo tante sequenze magari delle volte proprio mi, mi viene richiesto dal direttore musicale da Paolo Gionoglio di fare delle parti magari di un certo tipo ritmiche che hanno bisogno del ribattuto di lei sì. sono tutti Paolo è veramente molto molto pignolo e molto preciso in tutto questo quindi ovvio che io cerco di avere il suono a posto in tutto. Certo. Cioè, se tu la imposti, perlomeno per, per come ho capito io, poi magari non ho capito bene io come utilizzarlo, però credo, di credo sia però così. Se tu ti fai il, um, la usi nella situazione Song, chiamiamola, nella modalità Song, Set Song, sì. se tu puoi caricarti le otto scene per ogni canzone e puoi prendere, che ne so, il clean del preset 7. Ah ho capito, ho capito, Ma sì certo. Il preset 9 e lì... Il problema però è che quando tu prendi il clean del preset 7... C'è il buco. C è, c è, no, che, no, non è che c'è il buco, magari il preset 7 c'è cioè il BPM a 102. Ah eh, sì certo, eh, certo. Il preset 9, magari il BPM era 86 in quella roba lì. E quindi mi troverei ad avere dei BPM... Cioè, per me diventa più complicato. Questa roba. Sì. Giusto, certo. cioè io mi faccio ogni canzone un banco. Dove setto so che que... tanto mi è più facile riconoscere qualsiasi roba e poi all'interno di ogni banco io ormai mi sono dicevo mi sono fatto dei preset eh, che possono essere dei banchi più morbidi o dei banchi più cattivi, e in certo. in cosa faccio? Copia e incolla, ok. E, 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 mi e poi lo modifichi. Sì, e poi lo modifichi. Per esempio, questo qua è quello che ti dicevo. Cioè, questo è un Bassman. <susurra> quando l'ho sentito nell'impianto fuori eh sì, detto, eh sì, ma si sente anche così Cioè, aveva proprio una canna e poi magari questo invece è un super reverb che ho aperto un po' con un chorus e un delay sì. però c'è proprio quella pasta Sì, Max sta già su... contando i soldi che suono da piano <ride> Suono piano rispetto alla chitarra, certo. Giaccia, ma poi che ne so, poi ho un... sempre nella categoria dei clean. Ce n'è uno magari che utilizzo con gli swell perché magari ha sì. questa roba qua, quindi magari. Questa qualità che io sento del reverbero con le altre macchine non l'ho sentita. No, così. ma infatti moltissimi, cioè Steve Viper Primo, ma moltissimi chitarristi hanno sempre usato, già dai tempi del 2, usavano gli ampli e tutte quelle cose lì, ma l'effettistica di Fractal. Perché? Per... È un, super, è un super eventai da H3000, non so come dire. Sì, guarda, io un chitarrista che amo è un tamarro galattico, però per me ha, ha fatto alcuni dei dischi più belli nel, nel mondo del rock FM. È Neil Sean, Neil sì, Sean, certo. È adoro. C'ha 100.000, vedi, è 100 state, poi però guarda, inquadra una pedaliera e c'ha all'FC12 della Fractal infatti lui usa i Fractal dal vivo eh ma perché l'uso che fa lui dei delay e dei reverberi per lui sono fondamentali cioè sono due eh. effetti fondamentali quelli lì non è che può andare col pedalino e cioè quindi... con tutto che ci sono dei pedalini che sono eh, da paura certo, eh. certo. però eh. sai lo stereo e tutto qua cioè tanta roba poi per concludere poi io ho praticamente due, due crunch 800 questa invece è, una... questa è un po' più cattiva un po più questa, questa è la Shirley della eh, Dirty Friedman. Shirley di, di Friedman. Friedman che così ho il crunch più e questo è un po' più cattivo poi ho una BE-100 per i sì. power dove posso mettere, accendere o spegnere se, se, il, 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 la, la, il delay? Ma questo con baglioni non lo usi? Lo uso? Si, sì? questo, questo è Quando hai da fare, per esempio, eh, facciamo via pezzo, via ah sì, bello, via eh, perché poi fuori mi piacerebbe che la tenessero e arrivano i carabinieri dopo 10 minuti però... <ride> <ride> però questo è cioè... figo sì sì Cotra, che è un fonico straordinario ovviamente mm. fa il mix giusto beh però giusto il beh, sì. che c'è è questo qua eh, sì. uh, sotto e i lead per esempio in questo caso quest questo è il custom audio <ride> questo è molto, molto la alla, alla eh così. sì stavo dicendo come eh, piace a noi l'altro invece è un po più un po più marcioloso un po' sì. più posso permettermi un po la gheribor no sì sì, sì sì si ha soltanto un po di reverbero una stanza e un filino di idee poi passo per esempio magari a il secondo, il secondo preset che invece ha un suono, adesso lo senti con magari la stessa chitarra, però dove magari è più compresso. Ah eh sì, il certo. Secondo. E allora mi serve magari per avere questo tipo proprio di. E in questo devo dire che eh, il fractal riesco a tirar fuori il suono che, che, che ho in testa. Mie sì, tifra. sì. È più facile. Questo qua, per esempio, nel, nella sezione dei lead è un lead un po' più scuro. Questo è un Mesa Bugio Mark IV, uh, con uh, sai, il vecchio equalizzatore a 5 bande sì, che lei, non, sì, graffi, sì, sì. No? Dove magari gli ho pompato un po' le medie, quindi viene fuori quel suono. Un po' anni anni sì, 8, diciamo che, che eh... Una differenza abissale tra la scelta del Fractal e del Camper è sapere quello che si fa. Nel senso, tu conosci tutti quegli amplificatori lì, conosci i pedali, conosci gli effetti e quindi sei in grado di andare a fare l'editing e sai che per esempio il compressore va prima, che il delay va in fondo, cioè, tutta una serie, cioè tu hai tutta una serie di conoscenze che ti permettono di sfruttare una macchina potentissima come questa. Mentre molto spesso il chitarrista è un po' dammi da questo punto di vista, no? È un po' che eh, se c'ha più di tre manopole, cazzo, è un disastro. La, 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 mh, devo dire che la facilità, non facilità, forse la... Mh, sì, la facilità, diciamo, facilità, di utilizzo, un del... po' la nostra età. Eh, io ho 60 anni, ho fatto 60 anni da poco. Eh, no? Io ne ho pochi, pochi di meno, molto pochi di meno. Eh, però la, eh, devo dire che il fatto di aver lavorato io ho fatto il primo tour della mia vita l'ho fatto che avevo 24 anni eh, ed ero in tour con Ron e con un artista che eh, produceva Ron che era all'inizio come ero all'inizio io sconosciuto che si chiamava Biagio Antonacci no? ah. e quindi eh, quel, quel tour lì è ovvio che io, io fa, mi ricordo il primo tour della mia vita l'avevo fatto con due Roland GCE si si e il Rockman Cazzo, e, il, 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 il Roland Jazz non distorceva neanche. No, neanche, no. neanche, neanche se, se lo prendevi a testate, lo schieravi dal balcone, sì. <ride> esatto. e quindi Mercol avevo comprato il GP8 della Roland. Che sì, era una merda, veramente che però, era la prima cosa sì. un po' programmabile. Con però, la io ero riuscito a fuori tutti i suoni, uno più brutto dell'altro. Sì. Poi aveva il load quando cambiavi il programma, cazzo, c'era un buco di un secondo, minchia. È uscito il Rockman, il modulo, ho detto, beh, suono, cioè, ai tempi quel suono lì sembrava fighissimo. Eh sì, no? eh sì, sì, poi sì, sì. avevo comprato i dischi dei Boston, ho detto, eh beh, non questo qua. Eh? E allora attaccavo quello lì nel il Jets Chorus, che comunque aveva una bella risposta con, con quella macchina lì, suonava de super degno. Quindi, dicendo, partendo così, e poi gli ampi e tutto quello che è, eh, per quelli della mia generazione che si, ha, che si sono poi dopo un po' approcciati al digitale è un po' più facile tirare fuori. Esatto, perché esatto. hai il parametro di quella roba là. Ti esatto, fatto, esatto. Come? Quindi magari vai a cercare un suono che invece il ragazzino prende il preset 2 3, no, piace il 3, il 4, però poi magari Che è un po' quello che succede anche a chi ci sta seguendo in studio, cioè se tu il, il compressore vero l'hai avuto per le mani, tirarlo fuori dal plugin è più facile, oppure se hai usato l'SSL eh, quando poi ti ritrovi il channel strip della SSL ti viene più facile perché sai già come funziona, mentre chi non li ha mai visti si ritrova con delle cose un po' più nuove. Quindi dico: cioè, per me è, è stato più, 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 più facile, forse più facile. Eh sì, perché c'ho certo. cioè, in testa il suono. Là, guarda, c'è un'altra macchina, ma non, non, non eh, per farne pubblicità, però per esempio, capito, Intanto qualcuno dei ragazzi, magari mi chiede il fractal è fighissimo, però io cioè Quad Cortex, no, il quad Cortex. Io ti ho detto, guarda, sì, 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 se sì, sì. Abbiamo lasciato problema. una settimana. Io non l'ho capito, però non mi ha trovo che sia una macchina per me più da desk il fatto che abbia i potenziometri che sono anche di switch, sì, esatto. Per Terra, cioè in, se te lo porti io, guarda, mi hanno spaccato di tutto in tournee. Anche gente che lo fa di mestiere, però ma è cioè, normale perché lì cioè, sei stanco dopo il concerto. I rodi poi non sei, è che stanno tanto eh, a guardare. Magari sì. il pub e rodi e tutto il eh. personale è attento. Ma poi alla fine della serata vengono eh, anche... quelli che caricano e scaricano. Il cazzo, contino, sono le due del mattino? mattino no, no. no. i sì. ragazzi che, che di solito fa, scaricano il pesce. Sì, mattino. no, poi sono lì. Sono le due di notte, sono stanchi perché sono lì che hanno fatto le, il lodi L'hanno fatto a mezzogiorno eh, e quindi eh, prendono 20 euro al giorno. Che cazzo gli frega! E quindi il, la, la robustezza della macchina, dei case e tutto quello che porti in giro deve essere assolutamente affidabile. Mm. Il Quad Cortex mi è sembrato un'ottima un macchina, eh, loro della Neural sono molto bravi, cioè, sì, sì. Per sono un po bravi loro. però è una macchina che io mi sentirei più tranquillo ad avere sul desk. Sì sì, 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 Ho visto Pittorne li usa in tour, però sì. ho visto anche altri che li usano in tour. Tanto comunque devi sempre prendere due. Beh, sì, certo. Ho visto un altro, non mi ricordo chi sia lui, se è un chitarrista comunque nel circuito comunque rock, uh, che ce li ha nei cassetti. Sì, 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 qualcuno lo tiene nel cassetto eh, così. E poi ha la, sì. la pedaliera davanti. La pedaliera, della non mi ricordo mai quella, come si chiama, quella RCM, quella russa, ungherese, quella che usa anche di Edge. RCCM, c'è cioè un nome strano, con, con la marca, è una pedaliera. un controller, sì, sì. controller sì. MIDI. Che, Ma che, se che... vado da vedere sembra tipo la Bradshaw vecchia. Sì, sì, a sì, Perché, sì, voglia. Perché ovviamente giustamente dice Che cioè, tu hai avuto, avuto giusto? Sì, che ho avuto, ma che, che ho poi venduto, perché ovviamente era portata adesso è come portare in giro un comodino. <ride> poi aveva quella rottura di cazzo del cavo che se ti si rompeva il cavo che eri in turneri, no, rovinato, sì. perché non, cioè. e poi soprattutto non, non era così comodo dire. Mandami il secondo cavo di Roma. Sì. No, no. sì. E, e quindi, insomma, mh, dicevo, quando i ragazzi, quando mi chiedono: senti, c'è una, una macchina che possa essere un approccio. Al mondo della profilazione, il mondo di, che, che non ha magari già i suoni dentro, che possa essere anche fruibile da chi non ha eh, magari la, la possibilità di comprarsi la sì. massima, che dice, sai, Io mi sto avvicinando al digitale, partire subito con una roba che costa 3.000 euro. Aspetta, aspetta. secondo me, valido c'è, cioè, ovviamente è un'altra roba. Eh, sì, sì. Cioè, c'è il tonix della, della... K Multimedia -Multimed. 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 che sono italianissimi. peraltro. Sono italiani che hanno fatto una macchina che ovviamente non ha gli effetti, l'unico effetto che c'è il reverbero, il compressore e il noise gate. Cioè, è come se fosse una testata. Sì, sì, no, sì ha esatto. Le, le emulazioni che sono assolutamente eh, valide, e eh, e uno può, per esempio, approcciarsi a quel mondo lì con una macchina così, volendo, no? Sì, Quindi... esatto, e soprattutto costa 399, cioè sì, costa 4, contro 4, 5, i 1700-1800 di queste altre... Esatto, esatto. Che... O, o può anche Helix, Helix comunque... Forse Elix è quella che qualità-prezzo è quella più che soffre, diciamo. Sì, però per esempio conosco, ci sono chitarristi e colleghi che la usano. Hanno... No, 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 è un'ottima un macchina. È una macchina anche affidabile, vedo che insomma non, non hanno mai avuto problemi di imballamento, piuttosto che... È, è ovvio, dipende un po' dal tipo di... Io, io personalmente non sono un amante di, di quel tipo di, di suono lì. Nel senso, io per quello che ho in testa la trovo sempre un po' di plastica. Anch sì, anch'io. C'è da, da dire che ogni, ognuna di queste macchine diciamo ha un suo suono caratteristico, tipo le macchine della Roland hanno tutte un loro suono, anche i pedali della Roland hanno un suono di fondo che probabilmente è, è il buffer piuttosto che, 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 è, cioè, che è riconoscibile, Kemper ha un suo suono che secondo me è riconoscibile a prescindere dai profili che ci metti dentro, anche Axe FX ha un suono che è riconoscibile, e anche Elix. Quindi uno deve anche capire di base qual è che preferisci, ma poi a prescindere da quello che ci metterai dentro o da come lo utilizzerai. E anch'io io mi sento più a mio agio con Axe FX Per esempio, questo io, prima parlavamo appunto di... Ce l'ho sul desk, il Tonex, no? Sì. Eh. ho fatto un paio di suoni, eh, ho fatto un profilo di una linea della testa della Independence, Matchless, e... <totiposanica> È super credibile, suona, per me suona bene. È super credibile a differenza delle altre. L'altra aveva tutti gli effetti, che quindi dà un'altra impressione. Ma il suono di base è figo. Qui magari se uno non metti un plugin, eh. eh, plug e, e poi comunque entri nel mondo del digitale. Se c'hai in testa poi il suono giusto, esatto, esatto. Qua è per esempio, guarda questa è la mia Soldano si sente dalla ronza <ride> è ovvio che ma tu puoi intervenire sulla saturazione perché io non l'ho ancora provato il Tonex così è Beh caspita sì mm. Cioè così è a è a, a 01 02 sì. Sì. Così è la palla Poi ti ripeto ci sono veramente c'ha cioè... Un sacco di, di, di suoni cioè, sono e poi sono... in, online hanno creato l'inferno, ci sono migliaia di, di suoni downloadabili gratuitamente. Ci sono... Ti faccio sentire soltanto uno che secondo me non era neanche male. Questo è una... sì, un Crunch, Crunch, un box, è ovvio che. Se attacco il box nel fractal tu dici ah beh ciao no, è, è ovvio, ovvio. Sì, certo, e sì. poi però il fractal ha anche il reverbero, il delay, è tutta certo. una serie di cose. E comunque, vabbè, suono un per un me. Macchina. Sì, è un'altra macchina, sì, eh, indubbiamente. Con in la strada ci vai con, con la e eh sì. ci vai anche con la 4. Eh. Esatto, <ride> esatto. <ride> Sulla Tutte e due <ride> hanno quattro ruote il volante, però diciamo che non è la stessa macchina. <ride> però ecco, no, devo dire che tra le. Poi, vabbè, poi siccome ho la passione, insomma, ditemi se devo interrompere. No, posso... no, vai tranquillo. Ah. Io poi ho la passione quindi mi sono preso anche il, ovviamente il, eh, la Keystomp o l'MX5 della Ed Rush, sì. ah. ma perché mi piace spippolare e provare le, le, le varie cose, e devo dire che a livello di qualità, di, adesso è difficile paragonare, ovviamente una macchina che ha un certo tipo di effettistica, un certo tipo proprio anche proprio di approccio. Tecnico come può essere il fractal piuttosto che il camper, so che ha una macchina che invece fa solo l'ampli. Però certo. è proprio quello che fa solo l'ampli: se io gli metto gli effetti del fractal, esatto. esatto. È, è il fractal uno ci può anche credere, capito? Quindi insomma, è... questo è quello che ho. io ho... La maggior parte delle cose che faccio adesso le sto facendo tutte con, con il digitale proprio perché c'è una convenienza indiscutibile e la qualità si sta avvicinando tantissimo a, a, a quella di quelli veri diciamo io dico sempre questa cosa qua un conto è l'esperienza davanti all'amplificatore quella cosa lì non ci sarà mai nessun digitale che tenga però il problema è che quella davanti all'amplificatore te la fai solo te diciamo perché quando registri devi amplificarlo e poi sentirlo nelle casse nei monitor dello studio a quel punto si comincia a sottigliare sempre di più la differenza. Quando sei dal vivo, come, come dicevamo l'altro giorno, c'è cioè anche la comodità che tutte le sere tu negli in-ear senti la stessa identica cosa cosa che con l'amplificatore microfonato una volta l'ha messo di qua, una volta l'ha messo di là una volta è passato il backline e gli ha dato un calcio l'ha rimesso, rimesso su e l'ha rimesso su storto. poi c'è anche, anche da dire una cosa che poi nel, nel, in questi anni sono nate anche una serie proprio di marchi che hanno costruito questi cabinet che sono full range e che eh sì che esatto io ho fatto un po' di anni a utilizzare eh, Red Sound che di Mirko che è un, un ottimo prodotto l'ho utilizzato per, per parecchio tempo da circa un sei mesi sì sei mesi un annetto no di più un annetto sto, sono passato a GR che è sempre un marchio italiano mm. che, eh, questi ragazzi di Monopoli che sono iniziato, hanno iniziato con GR Bass Bass che è e poi si sono adesso messi appunto anche nella, nel territorio chitarristico facendo questi cabinet eh, che trovo straordinari, che sono partiti di una leggerezza, quindi a, a, a no, non più a 30 anni ma a 60 anni dirà su della roba pesante. Eh sì, esatto, esatto è impressionante come siano leggeri e che pressione sono rano cioè, abbiamo fatto delle prove con, <coughs> anche con lorenzo cazzaniga che è un fonico molto famoso cioè, che segue claudio anche no sì. ho visto questa cassettina con un cono da 10 a ah. 12 aspetta 10 o 12 non mi ricordo no, 12 col finale digitale in classe D attaccata sia sì, al, al... avevo provato attaccata al camper ma attaccata al fractor e l'ho messa a metà e non mi ha guardato fa. no non ci credo cioè, <ride> ma tu dal vivo, beh con Baglioni no per ovvi motivi no, che no, hai detto prima no, no, con Baglioni le porto nel ah, senso. Sì. primo turno ho portato una sola questo, perché le tengo a volume basso, molto sì. basso però mi serve, tanto mi serve perché quando sei con gli air monitor e arrivi sul palco e magari non hanno ancora acceso tutta mm. la roba tanto io vedo se funziona tutto se mi arriva certo. la passa funziona se sei con il sistema in linear finché cioè, non ti attaccano linear, attacca non so. linear finché il fonico non ha finito a fare magari le sue robe quindi mi ha detto oh, aspetta un attimo voi siete tutti in mute io non so cosa succede lì, invece così ho subito il riscontro e poi devo dirti la verità quando c'è la possibilità che magari non ho degli strumenti ad arco a mezzo metro davanti sì. un pochino più di, 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 di ciccia sotto la sento la differenza magari, eh sì, no? sì, 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 sento. soprattutto magari su una sorta di dove stai facendo magari un solo c'è cioè bisogno un pochino più di, di sustain di feedback quello te lo dà eh, delle volte poi essendo poi casse molto piccole anche da, da vedere perché calcolo che veramente sono, sono piccoline ho provato anche a tenerle come se fosse un monitor rivolta verso di me, non rompo le balle a nessuno, è molto dire, però almeno ho una sorta di, di ritorno insomma, un pochino più realistico che soltanto l'air monitor. Ecco. Sì, certo. Beh, per esempio, quando fai un concerto come hai fatto quello di Radio Italia, che va in piazza Duomo sì. e va anche in diretta, un po' come anche a Sanremo, diciamo. Cioè loro tutto prendono tutto. il tuo tutto. segnale e poi si arrangiano loro o devi mandare dei, dei segnali diversi? Come no, fai? Allora, dipende allora, facendo. No, facendo, eh, ovviamente sia elettriche che acustiche, no. Mm. Cioè, tutti noi non sai se suonerai l'acustica in un pezzo piuttosto che la classica quindi okay. assolutamente cosa faccio nel caso ti nel caso parlo di Sanremo Sanremo siccome magari le parti poi riesce un pochino ad averle prima cioè sì, le prove, ve le dividete re, sì ce le dividiamo quindi magari eh, tendenzialmente per esempio quando eravamo io, Luca Colombo e Giorgio Cocilovo, eh, quel, Giorgio essendo molto bravo con la il classica con tutto ma sì, sì. ha proprio un, un bellissimo tocco un bellissimo approccio con la chitarra sì. classica i brani che arrivavano per chitarra classica eh, li, li suonava lui cioè prendeva lui quella parte lì quindi tendenzialmente io e Luca ci occupavamo sempre delle elettriche e delle acustiche all'occorrenza in quel caso allora cosa facevi avevi proprio il left e right del camper piuttosto che quando avevamo le, te quando avevamo le testate era un casino tanti eravamo mono certo No, era un po' macello perché avevamo una, questa pedaliera con 400 e poi andavo da Carlo compravo 45 overdrive avere... Carlo sarebbe GBL Guitars che è, dove, è, il nostro, è il pusher di tutti noi diciamo e noi che salutiamo che per me è un pezzo di cuore Carlo e caspita sì. e, però insomma che forse è anche collegato a parte che no, anche se fosse collegato non si paleserebbe però gliele, cioè, eravamo a pranzo insieme oggi quando ci siamo messaggiati e quindi ti ha detto bene, che se Carlo. riusciva allora, sì. vogliamo bene eh. vero e, e appunto, appunto quando c'era nel periodo analogico avevamo pedalieri e tutti noi avevamo magari dentro 3-4 overdrive di distortion poi c'era roba di modulazione ma perché non sapevi tanto non c'era tutta questa programmabilità che c'è adesso no? no e poi ecco diciamo che un, uno dei problemi in una situazione tipo sanremo è che per ogni canzone tu devi ricreare il suono del disco e, qui, e quindi quello eh. sai, magari c'è magari c'è l'arrangiatore che dirige anche magari c'è quello che non ha proprio la conoscenza esatta di sì. quello che è successo chitaristicamente quel pezzo lì però eh, adesso è negli ultimi anni addirittura c'era gente che arrivava col suono, solo ci mandavano il suono della chiavetta del camper. Sì. Che però è più comodo era più comodo. I vari studi abbiamo usato questo piuttosto che ti mandavano il demo MP3 sì. della sonorità. E' è ovvio che quando siamo passati al digitale, tanto è diventato in automatico stereo e non più mono poi guardate c'erano i primi su erano grandi come delle lavatrici dove andava dentro la cassa Marshall, poi veniva chiuso quindi l'effetto mm. era che il suono era cool. mm, mm, mm. poi ovviamente siccome erano avevano le, e qui non me ne vogliano tutti gli strumenti ad arco soprattutto violini e viole siccome sembravano dei bei tavolini a come appoggiare loro prendevano le custodie <ride> no? certo. le custodie quindi brr, brr, tu eri in cuffia brr, senti... e poi ovviamente ci appoggiavano soprattutto quello che non si vedeva dal palco no? certo quindi se tu avevi un problema sentivi i tecnici, guarda che guai che secondo me si è spostato il microfono, magari c'era il microfono così che penzolava, <ride> esatto. quindi dovevi chiamare il tecnico e dire senti vai a vedere il microfono, quello andava sentivi le madonne che wow. tirava, 35 <ride> custodie da spostare e quindi devo dire che non era così comodo. Eh, e poi c'era questo effetto dove appunto la, il suono si scuriva, diventava proprio pieno di media perché... Mh, sì, è la, la, il box. È... Quando siamo passati alla, al, al, diciamo, al... digitale. Al digitale, ovviamente questa cosa... Tanto non c'era più il volume sul palco, quindi erano tutti contenti, perché il fonico è contento quando fa così col, e non sente niente. Eh no? sì, certo. <ride> Certo, perché così può fare come in studio, eh, certo. E, e poi però in regia ci dice, Oh, finalmente quando mettete un delay, quando mettete una roba stereo, quando mettete eh, si sente che è stereo. Si sente il panning, certo. E, e, e soprattutto la separazione: la separazione del suono era cento volte meglio perché, ovviamente, entravi con due Canon. Ecco, ti dicevo, come solitamente cosa facciamo? Abbiamo quella, left e right che va in regia che si, si occupa diciamo, della parte elettrica e poi. Abbiamo delle DI eh, per l'acustica, da cui c'è un canale diverso. E proprio, magari usavo, usavo quelli della Fishman eh, e quindi mi facevo il suono e il suono. In quel caso però era mono. Negli ultimi anni avevamo anche, ho provato anche, anche qua a Radio Italia a utilizzare eh, anche il suono dell'acustica con magari dei DR. sì layer. Ah, sì, no? sì. Però li miscelavi quando... o proprio... no, no allora dipende eh, mi piace miscelato al tipo 70% massimo sì. il suono dire, ma il 30% lascio il piezo per l'attacco, eh. altrimenti c'è un po' troppo latenza, cioè io sento che c'è un po' di aria sì, sì. invece lasciando che poi, tuo, provato, poi dipende dal tipo di suono, no? eh, però non vado mai oltre il 70, 65-60% -70 come blend. Invece, sì. per quanto riguarda quelli della Fishman, Laura piuttosto che solo queste di altre, sì, sì, sì. più o meno, fai, fai in una uh, come, tipo, tipo orologio ore 11, di sì. di metà come se fosse al 40%, perché quello interviene di più, non so per che motivo però probabilmente come fatto popolare come fatto AI, sì. cioè, se tu vai oltre i 50 senti un po' di problemi insomma addirittura un problema di fase così qual è la cosa scomoda di fare per me non solo per me soprattutto per i fonici che se tu dimandi left e right e cioè c'hai il suono della gcm 800 il pezzo dopo prendi la chitarra acustica o fuori non ci può essere la stessa equalizzazione è certo, e quindi poi cosa succede che magari devi fare un compromesso che suona bene benino una roba e l'altra fa meno eh, sì, sì. la cosa comoda per esempio e spezzo una lancia ancora in favore di fractal È che fractal avendo le quattro uscite eh, quindi sì. tu il, il percorso puoi farlo uscire dal, dall'editor da qualsiasi uscita io quando per esempio esco dalle dalla come si chiama dalla eh, L'uscita 1 sono quelle che dedico alla main dell'elettrica. L'uscita 2 è quella che dedico al alla... pescolo acustico. La classica. Che quindi... Ma scusa: l'uscita 1 e l'uscita 2, perché io quello, il treno lo conosco. Sono stereo, tutte stereo, tutte quattro, quindi, quindi sono 4 stereo. stereo: quattro uscite stereo, a ah, cazzo, è quelle e, e, e la terza uscita, o la quarta, per comunità, la mando alle due casse, mm. E tu certo. hai i volumi separati di ognuna delle uscite, e soprattutto se tu gli mandi a un altro canale a lui, lui può prenderti l'uscita 2 che è quella dell'acustica, li metti in altri due canali. Tanto c'è la stereo, le acustiche, e poi può fare l'equalizzazione che vuole dell'altro canale che non va a influire con l'uscita 1, che sono elettriche. È figo, quello certo. è, figo. Quello, eh è comodo. Sì. quello è molto, com molto comodo per loro, molto comodo per me, E eh sì. se sento, cioè per un esempio. Se sono il master dell'acustica, io ce l'ho sul camper, dico camper perché usavo il camper e a un certo punto lo sento poco. E non è che posso alzare. Eh no, perché poi alzi anche tutto il resto. Eh. Invece, io qua vedo le quattro, le quattro uscite con i quattro volumi separati, mi gestisco quello che voglio. Addirittura tu potresti fare, ho letto di gente che lo fa, non lo faccio perché vorrebbe dire avere sei canali che. Devono dedicare solo a te, sai. Se c'è una situazione dove sei tu, se lo stivai della situazione, puoi dire: Ah, oh, io voglio puoi fare quello che vuoi. Sei sì, certo. In una situazione, per esempio, con, con Claudio, dove siamo in tanti musicisti, dove ovviamente i canali eh, vengono veramente tenuti con parsimonia, perché poi magari eh, devi tenere uno spurt. Se arriva l'ospite, devi avere quest'altro. Se salta, è ovvio che cerco di non esagerare. Quindi, però, so, so che ho visto, non mi ricordo chi sia lui chitarrista ovviamente americano eh, che usa Fractal e lui ha l'elettrica cioè sull'uscita 1 c'è l'elettrica l'uscita 2 sono le chitarre drop D perché ovviamente avendo es certo nuova, eh sì. magari non ti va la segata uscita 3 le, le acustiche, uscita 4 i cabinet e come hai 8 uscite cioè 8 canali scusate. sì esatto sì. Per, per noi che siamo soltanto noi della band in 20 diventa problematico eh, però è figo, è super interessante. No, però, però è anche. molto interessante quella cosa c'è una domanda di Bellomo Lorenzo che chiede se i suoni li fai in cuffia o con i monitor? Allora, e... i suoni principalmente li faccio con i monitor. E quindi nel tuo studio con i monitor? Io, io ho dei monitor, oh, dei monitor della Red Sound che mi piacciono moltissimo che sono le, eh, il modello 8 che sono quelli più grandi eh, che sono state studiate che ho da principalmente secondo me proprio anche per il fatto di un chitarrista perché chi le ha fatte, Mirko che ha fatto questo progetto che a mio avviso è straordinario proprio eh, ovviamente parte dal presupposto di uno che fa dei cabinet per chitarristi quindi c'è anche un po' io mi ritrovo molto poi fuori quando vado e poi uso anche le eh, iLoud le piccoline della iK multimedia Piccoli. Le prime, quelle proprio piccoline, o quelle ultime che no, sono no. medie? No, no, le piccoline, le piccoline, ah. le piccoline che hanno un volume, <ride> sì. però faccio sempre la comparazione delle due: no? ovviamente, quelle più grosse, è più, più ciccione il suono, ma è più ciccione in generale. Sì. però da qua riesco a capire se, per esempio, in posso, televisione no? si sentirà si sente, se, se c'ha la media che buca o se c'ha troppe basse, quindi poi dopo le segano, eh, e poi. Io faccio la prova ovviamente con, con uh, le cuffie, con gli air monitor. Di solito utilizzo o gli air monitor che uso io oppure queste cuffie qua che sono, che sono anche voi in studio: che sono le Beyerdynamic, Dynamic, le, le classicone, però che sono le, le DT770 Pro, sì, le classiche. Le classiche, sì, chiuse, che le perché sono classiche, che... esatto. Ti ritrovi. E le ha magari anche il fonico che se le mette, magari, quindi cerco di avere una roba che eh, possa essere uno standard anche delle cose che trovo con cui... Con chi e come in EAR cos'è che hai? Allora come in EAR io mh, utilizzo, beh qua questi che sono roba chip cinese che ho qua in studio, mm. sono le, le ZT, quelle che costano 50 euro, che vanno benissimo, tra l'altro. So. <ride> Queste qua che magari avete sicuramente già visto, ZXT Pro, che non sono col calco però sono mm. a 5 vie anzi no sono a 5 vie sì queste e per le robe tipo come spare sono mm, ottime sono ottime io assolutamente uso le, queste qua gli AirPonic che sono dei ragazzi italiani di Frosinone eh, col calco ovviamente quelle sono con il calco quindi io ho quelle a 5 vie 5 vie 5 driver, 5 driver per sì. però le abbiamo confrontate con le ultime tiers, eh, che sono quelle, diciamo, oh. sì, lo è, standard alto. È, top è standard alto anche se adesso ho visto delle cuffie che sono dei nomi. che Ho visto, per esempio, quelle che usa Peter Gabriel adesso, ho visto eh. questo 4500, eh. eh. oh, lui le avrà comprate a rate. Eh. Sicuramente <ride> <hai detto. ride> lui neanche <ride> le ha pagate, cazzo. Ah, e, giustamente, peraltro. Ah, e, mh, però poi magari li andiamo, cioè. Alla fine devo sentire la chitarra. Io calcolate che quando ho iniziato a usare le, le prime cuffie, usavo le Shure, le si chiamavano erano a due vie, cioè ma con, sì. con il calco che an, andavano bene, e, è ovvio che passando a questi sistemi qua, che poi adesso sono stati, cioè, per esempio, so che ci sono le si chiamano RS18 della, della Ultimate Tears, che hanno 9 driver per cuffia. Ma sono andati anche oltre, già. Sì, sì. Poi ce, ce ne sono alcune che sono quelle che usa Pittorn, che non mi ricordo come si, come si chiamano, che hanno anche un microfonino esterno per cui tu ti puoi fare un blend tra quello che senti negli NEAR e il, il, quello che senti fuori, no? Perché magari senti la batteria, cioè se, se uno ha la sensazione di claustrofobia sentendo solo quello, può mettersi un pochino di quello che senti io sentino, so il pubblico, piuttosto che quello sì, che c'è sul so palco. So che ultimamente ti fanno lo fanno per i cantanti, lo puoi fare, mm. puoi avere anche te lo fa per i cantanti, eh, puoi avere dei tappini, cioè dei tappini che tu togli e che apre un po' la chiocciola, quindi Ah, ti ok, per evitare di, di essere però ti ripeto guarda io con questi ragazzi di Airphonic sono a parte che c'è anche l'assistenza che è fantastica perché so, sono di Roma ma a me è capitato di avere delle volte un problemino arrivano subito eh, con un kit di salvataggio quindi ti riparano al volo e quindi è molto comodo ultimamente se ti si spacca la devi mandare eh, sì. infatti quando, quando, si, cioè, quando si è sul campo per davvero ci sono tutta una serie di scelte che si fanno anche per questo tipo di ragioni qua, cioè non ti si impalla quando, eh, quando stai facendo l'editing, che hai l'assistenza che se hai un problema oggi per il concerto di domani sera l'hai risolto, eh, che è facile da trovare eh, a noleggio questo piuttosto che quello. No? Molto, molto spesso eh, io sento gente che si chiede perché il tal chitarrista... E vai in concerto e c'ha la JCM2000 è perché l'hanno leggiata è... certo ma poi perché guarda io mi rendo conto che ci sono per, appunto dei marchi dei brand che trovi dappertutto eh sì esatto dappertutto. cioè se tu chiedi una testa Marshall la trovi sempre ovunque se tu chiedi, se tu chiedi un Deville lo trovi sicuro se già mesa bughi fai già più fatica sì Voxa C30, se c'è qualcuno che ce l'ha in casa, ti portano con i cinesi, difficile ti avere sì, un... esatto. da noi. Io mi ricordo, siamo andati a fare questo festival a Los Angeles, quindi vai, vai nella patria della... esatto. di tutto, quello che è la musica, con, con NEC siamo andati due volte, la seconda volta io era il periodo che stavo usando in, 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 in tour in Matchless e quindi io nella scheda del rider tecnico ho detto, ma ah, io provo, se non ce l'hanno lì, cacchio, ho il 18% io vorrei trovare 10.30 sai che mi hanno fatto trovare 2.10.30 sul palco ma aspetta e 2.10.30 in sale prove qualora si spaccasse uno quindi io sono sì, ragazza, allora, però quello è un altro mondo, un altro mondo. <ride> lì, lì mi sono trovato con quattro matchless ce cioè, me ne hanno portati ma non erano gli stessi perché quelli che erano in studio erano tipo bianchi tutti e due bianchi sì. e invece sul palco erano neri eh certo mi hanno portato cioè, ma io non avevo chiesto i due ho chiesto uno perché ho trovato mono tanto lì sì. A parte i due, io avevo portato la pedallierina con il eh, timeline dentro della pedalierina sì. toccato, Ovviamente sono uscito stereo e sono andato nei due matchless. però ecco da noi è, è, non è, è pensabile, no, non, non importano manco più i matchless. Faccio tutto, no, infatti, <ride> quindi è possibile trovare. Questa è un po', un po' la difficoltà di alcuni marchi magari. Eh, che sono, un po' più boutique, quindi, diciamo. È un po' più boutique e quindi difficili, più difficili per Penso Ma è, che... è abbastanza anche normale perché se no un service dovrebbe avere 100 teste perché di marchi boutique ce ne sono un camion e non è che possono avere tutto. Quindi... Ricco, mi ricordo una volta, fa, far, fa un po' ridere, era, ero all'inizio quindi non, non avevo neanche modo né di alzare la voce né poi sì. sai, bene tutto. Mi ricordo che andiamo a fare il famoso festival del concerto del primo maggio. Sì. No? Sì. Combattiato parlo veramente di tanti anni fa e di ti arriva cosa vuoi non è che porti la tua roba dici cosa volete e arrivo uh, <ride> e dico un ampli io io era al periodo che usavo o, o dei fender o avevo un Mesa Boogie te lo ricordi il sì. uh, Mark 2 sì, sì, sì. che adesso no. è diventato di modissima perché sì. hanno fatto il plugin Neural DSP che io ovviamente l'ho venduto anni fa perché era pesante come portare in giro <ride> però e mi ricordo che allora, se c'è o un Fender ci cioè se ho un Mesa Boogie, o un Fender e nel Fender c'era il Twin, o il il Twin sì. no. arrivo sul palco il primo maggio c'è Marshall <ride> uguale Vabbè, scusa un Fender no, Marshall allora, cazzo allora vado, vado e dico "Ma scusa ma ha cioè, visto che ero giovane masone ma non rube di coglioni ma... eh, certo. come dire ecco <ride> Senti, il chitarrista ha chiesto un fender e c'è un Marshall va bene uguale no ma vedo, cioè così ecco da ah, noi sì. è così. Da, da, era lì era stato così eh, quindi sembra un pochino più no. eh sì qua bisogna fare così c'è qualche eh, altra sì, domanda va, per bisogna Chico? adattarsi eh, no, volevo fare una domanda io, ma... Ehm, C'è ancora il problema di, eh, del buco tra il cambio di un suono e l'altro? Beh no, con... Eh, allora, il, con le scene no. Con le scene no, poi con tutte queste macchine che hanno lo spillover, quindi la possibilità di assegnare se tu hai un delay inserito o un reverbero, il fatto che fa, continui la coda mentre... Nella nuova cambio, preset... Poi ci sono alcune macchine che magari hanno eh, un pochino più di... dipende dal tipo di algoritmo, dipende dal tipo di macchina dal processore. Devo dire che con queste macchine io non ho avuto quel tipo di problema. Non ho quel tipo di problemi. Ho visto soltanto però, poi magari vengono poi sono bug che vengono risolti. Adesso non mi ricordo con, con Che preset che aveva parecchio! Eh... Parecchio effetto, cioè parecchio reverbero e, e, e anche e, magari caricavo due delay, quindi due unità di ritardo. Magari cambiavi patch e nel momento che cambiava, il volume del delay faceva uh, cioè diventava più forte. No? È come se gli desse una botta. Nel, nello switch nel cambiare, probabilmente era un, un bug perché poi dopo mh, questo problema non l'ho no, più sistema. avuto con le, le, le release successive. però no, devo dire che su, al momento sono, sono contento. Dei, dei, dei patch. Il fatto di avere il fatto della scelta di farmi una patch per ogni canzone è che la patch è la stessa, nel caso delle song la mia paura era anche se io prendo il suono 1 del, del, del preset 1 il suono 3 della 132 non vorrei che il eh, sì. fatto che deve già andare a prendere la 132 il 2 eh, che possa comunque rischiare di allora a quel punto lì io devo dire che col problema delle, delle, delle scene fatte su ogni banco per adesso non ho avuto quel tipo di, <coughs> di, di problema ecco mi ricordo quando avevo l'H3000, l'Eventhigh... Minchia, io quando avevo il lexicon le... Usciva la scritta di ricord loading. <ride> sì, esatto, bravo, <ride> vero. Anche il lexicon. Usciva loading. Io mi ricordo che quando dovevo fare i soli che entrava il delay, cazzo, dovevo cambiare il una misura prima, prima dovevo Fri. cambiare il suono per far entrare il delay giusto. Cazzo. <ride> Ma infatti, infatti, vabbè, per noi che siamo magari veterani di quella roba lì, perché Lucater o Lucater, non che non ho mai capito, come com 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 si dice? Lucater aveva i due eh sì. i due anche i lexicon diceva ah, perché no, erano già stereo quelli. il problema è che Bob Brascio gli eh. il suono quando caricava uno, caricava, uno caricava già il suono della canzone 2 in modo che quando lui switchava sul, sul secondo era già a posto e non c'era il buco sì. era per quello solo che andavano fatti a mano oppure i primi H come si chiamava SDE 3000 ma eh, hai visto che è uscito l'SDE 3000 rifatto? Ah, sì, è uscito, è uscito. La, due versioni, eh, è, è uscito ah, praticamente due. un pedale ah. che sono due SD-3000 così è stereo e fatto da Roland e ci ha partecipato anche Friedman come ah. consulente Pittorn eccetera e ce ne sono due versioni, uno è l'EVH che ha tutti i preset di Van Allen e l'hanno fatto in studio da lui al 5150 e hanno preso i, I preset del suo rack, de, i preset dei 2 SD e 3000 che aveva lui, per fare il suono aperto, e ci sono tutti i, i suoi preset nelle VH. E l'EVH ha anche, a differenza de, di quello normale, la possibilità uscite. di fare il wet, dry, wet a tre uscite, ah, mentre l'altro è solo stereo. Ah, e, e puoi ricreare praticamente. E la cosa buffa è che l'EVH costa 100 euro in più. E la cosa, ho visto un video l'altro giorno che lo diceva eh, forse friedman o uno di quelli lì che le vendite delle vh che costa 100 euro in più rispetto all'altro sono 10 a 1 Penso. Chissà come mai. eh? eh chissà come mai il potere del brand caro. ma invece il pedale. Cioè il costo del, del, del pedale, quant'è? Cioè... 400, mi sembra uno sì, 400, 1-300 sì. o 1-500 e l'altro 400. Eh, sì, 399-499 e è anche una roba, roba esorbita. No, esatto, sono due SD e 3000. Pare che suoni. Come suonava l'SD3000. Io mi ricordo che ne avevo presi due, uno per fare i 30 millisecondi di. di sì. una... <ride> Ricordo, c'è veramente delle spese allucinanti. Sì, no, minchia, cioè, adesso comprare i pedalini è una passeggiata, cazzo. Noi ci siamo, di... ma per, perché la cosa bella che spero che, 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 che si senta qua è che è vero che lavoriamo, che è il nostro mestiere, che è business e questo e quell'altro, però di base c'è una passione proprio tipo ragazzino, cioè noi, noi ci gasiamo proprio a fare queste cose. Sì, cioè, però, ma poi mi piace, poi anche, ti ripeto, anche queste nuove macchine che magari escono. Sì. Cioè, allora, magari nella posizione in cui magari uno <coughs> riesce a dargli più visibilità e tornando anche al discorso del social, che quello può aiutare. Certo, no? certo, eh, sì, perché magari te le danno o, o gratis o in uso, con o un uso o particolare. Eh. O ti fanno l'artisprice. Esatto. E magari, e allora dici ok, magari ho già il fatto che te lo mandano da provare. Esatto. Te lo puoi sì. tenere una settimana poi decidi esatto. eh, se tenerlo male. o beh, questo aiuta tanto, però eh, io quando escono appunto le nuove cose sono sempre molto sì, atto, sì, sì. anche se poi magari dico ma cosa la prendo a fare, perché molte volte mi dico, cioè, allora, un paio di giorni fa ho, ho fatto una sorta di eh, censimento dei pedalini che ho, sono <ride> deficiente, ho detto ma che cacchio me ne faccio, cioè, guardo di qua quasi 200 pedali, sì sì no? sì. Eh. E poi 200 pedali poi ci sono magari 4-5 pedaliere assemblate in <ride> uso, però che, che sono la, la pedaliera di Sanremo. Quindi, no, quella non la tocco. Tipo, no, certo non... Certo, no. certo un po' tipo Spinal Tap che teneva gli scontrini sulle chitarre, quella non puoi toccarla perché quella l'ho comprata così, eh, quella è rimasta la pedaliera di Sanremo e eh, è rimasta così, però eh, mi rendo conto che tante cose non li, magari non le utilizzo nemmeno più, magari non le utilizzerò pedalini, per esempio adesso mi hanno portato da provare, che ho trovato, non so se l'avete provato, ho trovato un bel distorsore, quello che ha fatto il Soldano, lo Slocento. Nel... Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho, guarda. Ce ah, io trovo... Che ah, no, suona... l'ho messo di là, mi... E suona bene, suona Pazzo, bene. Suona benissimo. Cioè, l'ho attaccato a due spazi. Sì, sì. e... e non l'ho comprato, però lo so che lo compro poi. Però, <ride> no. e dico, Aspetta no. che lo vende Max. Così. <ride> e, ma se noi intanto noi ci rincorriamo... Ah, questa era tua, questa era tratto. sai eh, che Tyler l'ho ridata. Eh, a lo so, lo no, so. No, l'ho so. data Vittorio... Eh, e, e, e Vittorio l'ha portata qua e l'ho riprovata, sai che è stata un'emozione pazzesca. Cioè, ho ripreso in mano la mia bambina dopo tanti anni, cioè, lo so che è una cosa da rincoglionita, no, no, no. però cioè, io ci ho, ho fatto un pezzo di, di vita, avrò no, fatto cazzo 1500 date con quella chitarra. Cioè, cazzo, l'ho ripresa in mano, l'ho suonata, è stata è una figata. È stato, no, no. Però Vittorio poi mi aveva chiesto proprio, sai, sto riprendendo tutte le mie chitarre. Che sì, avevo... sì, sì, sì. No, caro... È un altro romanticone. Con... Lo... Giusto che... Ma guarda, come io avevo un Les Paul che avevo comprato in un, in un negozio, era una Standard del 91, sì. che era di un mio amico che l'aveva data dentro e altre cose. L'ho tenuta più di vent'anni. No? Poi ho saputo solo che la chitarra gli era arrivata a suo papà. Suo papà è mancato. è così, 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 Io una chitarra che io, a cui tenevo tantissimo. Certo. Però poi mi sono detto, ah, è giusto che ritorni a lui la chitarra. Sì. Cioè, cosa vorresti te se fossi a parti invertite? Certo. No. E allora gli ho detto, se vuoi, guarda, io però l'unica cosa è che sul mercato è così adesso, voglio comprarmi una... Lui mi ha dato un'altra chitarra, poi alla fine ho fatto uno scambio, però sono contento di avergliela data. Ma sì, un perché... Po quando è venuto Vittorio, su questa chitarra, insomma, ci eh. teneva. Sì, no. sì, sì. Che mi manca le chitarre, poi insomma, eh, no, con un po' come i pedalini, no, diciamo. No, sì, anche, anche se quelle sono tante, però mi rendo conto che io faccio fatica a venderle, nel senso che delle volte quando mi trovo qualche di qua, che dico, ah, devo fare quel pezzo, là. Ah, però queste cose prendo quella lì che magari, no, e, e poi dico: aspetta che c'è quell'altra là che non uso mai, eh, questa qua è forte, perché... e quindi puoi fare fatica a venderle. Io, guarda, ho messo una, mi sono messo una regola che una chitarra entra, una chitarra esce. Secondo te l'ho rispettata. <ride> Ma come cazzo fai? È impossibile, è impossibile. Impossible. Impossible. Solo che io ho anche, cioè, io ne ho due di malattie perché ho quella e poi ho lo studio. Eh, certo. Quindi minchia, cioè, qua. Ma è... no, io con lo studio, beh, tu sei lo studio che poi lavora per anche altre cose, non solo le chitarre. Quindi sì, esatto. Quindi c'è compressori, bere, casi. Per fortuna non fumo. Ah, e <ride> eh, eh. ho smesso tutto il resto però io tutto quello che c'era di chitarristico da comprare l'ho comprato tutto quella... sì, no cazzo, sì sì, è bellissimo adesso nel rag, ma perché ovviamente ce l'avevo quando ero ragazzo cosa ho fatto? Ho ricomprato ho trovato l'Ada, l'MP1 ma il primo eh, eh, no, no? sì sì, quello che... e anche io avevo quello col, col Sonic Maximizer col Sonic Maximizer, ho anche quello e ho comprato il GMP1 Marshall che anche eh, certo. Avevo gli ho attaccati cioè è fighissimo l'Ada la, ma anche il Marshall ha cioè, dei suoni, ho cioè, portato a attaccarlo direttamente con un Val State che, che, è, che è, <ride> Cazzo, è bellissimo ma, che, tra l'altro mi ha anche modificato il fratello di Paolo fratello sì. di Carlo mi aveva messo una, una roba in, dentro in più l'ho attaccato a una cassa 2x12 con il Vite 30 ho detto ma che figata è una roba così devo fare in pezzi anni 80 Rock vado con quella lì e se trovo una baretta compro la Kramer camerba ma lo sai che eh, un, un nostro amico con cui abbiamo anche collaborato su alcuni plugin eccetera, che è Nembrini, ah, okay. che è, ah. ha fatto l'ADA, il plugin, ah. e devo dire che okay. suona bene, è credibile, sì, sì, figo, figo. E, okay. eh, sai che c'è un pazzo che si chiama, eh, un pazzo, cioè questo tizio che ha un canale YouTube e si chiama Michael Nielsen, che è abbastanza ah, famoso. Okay. sì. E lui ha tutte queste robe qua, anni 80, tira fuori di tutto. Sì, è bravo a suonare, sì, 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 molto bravo. E lui mi piacciono anche quelle chitarre. So, spesso queste chitarre Friedman che io da noi non l'ho mai viste No, non sono mai arrivate, perché praticamente lui aveva iniziato a farle, gliele faceva Grover. Ah, ok. Poi... Pare che sia perché Grover si è, è andato a vivere a Nashville, probabilmente non si sono messi anche d'accordo su altre cose perché ho visto un'intervista di Grover lì sul canale di, di Coso che diciamo che ha un carattere particolare. Ecco. E... Anche, anche Friedman non sembra. Esatto, infatti stavo dicendo, tra tutte e due non si saranno messi d'accordo su altre cose. Grover sarebbe Jackson, no? Sì. Sì, che sexo. è quello che faceva le Charvel, bravo Andy. Se no, sembriamo due imbecilli. No, no, perché <ride> voi parlate di cose che magari chi ci segue non sa. E quindi per, per un po' ha smesso di farle, adesso pare che abbia ricominciato a farle. Quindi poi Ma sembrano belle. Sono... Oh, sembrano... C'è anche, anche sembrano... Sabino su YouTube. Ciao, Sabino, oh. ciao, ciao, Sabino, ciao. grandissimo. Oh, no, sì, no. <ride> Eh, sì, ti abbiamo nominato da prima. Da Super eh. nerd da stiamo prima, parlando, eh? sai? Sì, <ride> sì, è tutta una roba qui, qui... No, Le Friedman mi ricordano le vecchie, le prime Charvel. Char eh sì, eh sì è esatto, perché prima infatti prima le... le faceva lui. Sì, sì, sì. Vabbè, eh... Va bene. Va bene. Senti, ehm, se non ci sono domande io direi che abbiamo rubato anche troppo tempo a Chico. Io sono figurativo, boh, sapete che a me puoi chiacchierare di roba che, che è la passione può andare avanti. No, eh? Noi, noi po possiamo andare avanti fino a domani mattina alle 8. Spero di non dato, anzi. <ride> no, eh, anzi, faremo, guarda, è stato fighissimo. Faremo un'altra puntata allora. Sì, sicuramente, allora. sicuramente faremo, faremo un'altra puntata. E, eh, allora, diamo appuntamento a tutti giovedì che siamo da Gianni Bini e facciamo il live mixing in trasferta, il primo live mixing in trasferta alle sei e 6.30 sempre su questi canali in studio e eh, non in piscina. Sì, allora loro saranno in studio a fare il live mixing. Siccome è a via reggio lo studio, io non assicuro di esserci perché cazzo sono al mare, cosa va di studio? E... <ride> no scherzo. E... Lunedì prossimo eh, saremo ancora qui con questo fantastico programma che è The Audio Ner Show seguite Kiko sui suoi social che sono Kiko Gussoni presumo dappertutto giusto? Sì sì sono dappertutto Chicco Gussoni. Gussoni su Instagram su TikTok dappertutto seguitelo perché è, è, è veramente fa, fa un sacco di figate ancora grazie Kiko grazie a tutti voi che ci avete seguito e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ci vediamo grazie. giovedì ciao 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 ciao, ciao. ciao, 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 ciao.